Allora, grazie di essere intervenuti. Allora, iniziamo subito questo nostro convegno con il filmato che tra poco vedete in onda e poi l'apertura a Massimo Visconti. Prego. Buonasera e grazie per essere intervenuti a questo nostro quarto convegno, dove vogliamo soffermarci su quella che noi abbiamo chiamato la dittatura dell'algoritmo, che ormai governa tutti i settori del nostro quotidiano, dall'economia al lavoro. Questa nostra affermazione è confermata anche dalle parole di un noto manager, l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa. Il tema degli algoritmi complica il nostro mestiere, perché c'è maggiore correlazione in tutti gli attivi. Cioè, purtroppo, quando vediamo adesso queste botte, queste volatilità impressionanti, è figlio degli algoritmi. Il gestore esperto, quando vede volatilità, sta fermo e cerca di capire. La macchina, per non saperne leggere, scrivere, vende. Quindi è all'interno di questo incremento di volatilità che fa tanta paura. Il governativo è totale assenza di player, cioè quando non c'è nessuno che copre l'offerta, il mercato diventa illiquido e a quel punto si precipita. Però nei mercati tradizionali equity, se prendiamo un mercato azionario americano, è evidente che gran parte del movimento di alcuni titoli sono guidati da algoritmi. Come dicevo prima, non è solo l'economia ad essere dominata da questa tecnologia che pone ai lavoratori ritmi disumani. In questi ultimi tempi sentiamo tanto parlare di riders, ragazzi che con le loro biciclette ci consegnano pizze o altri oggetti vari. Ma quanto guadagna un rider? Non è possibile nel 2016 avere dei contratti co-co-co ed essere visti come dei collaboratori e non dei dipendenti, quando a tutti gli effetti noi lavoriamo con caschetti, divise, siamo a tutti gli effetti dei lavoratori dell'azienda. Non è possibile venire pagati soltanto 2,70 euro a consegne, non è possibile che il nostro tempo non abbia alcun valore e che se stiamo fermi ad aspettare al freddo e sotto la pioggia in piazza non gliene freghi niente a nessuno. Per una consegna ho guadagnato soltanto 2,70 euro. Come possono pensare i nostri dirigenti che, offrendo una paga misera di 2,70 euro a consegna, un ragazzo possa permettersi di arrivare a fine mese? Macino chilometri tutti i giorni, quello che mi rimane in tasca è niente. Che amara testimonianza, soprattutto perché è fatta da giovani che pur di lavorare lo fanno senza contratto, senza tutele e costretti a subire questa forma di dittatura, come succede in questa nota azienda degli Stati Uniti, dove i lavoratori vengono licenziati da un algoritmo. La cosa che ci preoccupa è che questa multinazionale ha sedi e dipendenti anche in Italia. Down, the countdown. 33 secondi per recuperare un pacco, un allarme che suona ogni volta che si supera il termine. Una media di 17 km al giorno percorsi tra gli scaffali da ciascun lavoratore. Questo sistema di lavoro considera gli uomini come le macchine e se tu non sai resistere ai ritmi di questo lavoro frenetico, massacrante e sottopagato, vieni sbattuto in mezzo alla strada e gettato nella miseria. La cosa che ci meraviglia è la normalizzazione, ovvero il fatto che nonostante si parli tanto di questa precarizzazione del lavoro che rasenta la schiavitù, poco si muove per il cambiamento di un sistema di lavoro dove non si può nemmeno. Ma facciamolo dire a questo operaio. Ai miei capi non interessava nulla dei nostri problemi personali che fossero causati magari da un malessere fisico, da una giornata no, eccetera. Per loro dovevi essere sempre più veloce. Quando dovevi andare in bagno avevamo paura perché i nostri capi non la vedevano di buon occhio. E questo praticamente mi faceva sentire una macchina e non un uomo. Questo mondo della new economy, fatto di app, di consegna in un'ora, è una cosa in teoria molto bella perché elimina tutte le barriere, ma le elimina sulla pelle dei lavoratori. E se questo è il futuro del lavoro, beh, questo futuro va decisamente cambiato. In che modo possiamo e dobbiamo cambiare? Ma soprattutto, siamo ancora in tempo a restituire all'uomo che lavora la sua dignità? Chiediamo ai nostri illustri ospiti, mentre a voi tutti va il nostro grazie per l'attenzione rivolta. Adesso Massimo, presentaci le gradite personalità che abbiamo il piacere e l'onore di avere attorno a questo tavolo. Beh, grazie e grazie a Manuela che mi ha passato la parola. Grazie a tutti voi, ma io dico
presento molto brevemente il motivo principale per cui abbiamo scelto questo titolo. Devo dire la verità che l'ho rubato da un'intervista telefonica che Fausto ci ha fatto nel precedente convegno, ecco, e che ci è piaciuta a me e al segretario generale, ma in effetti la parola che manca è la parola principale, che non è né algoritmo né capitale, è la parola schiavitù. Perché noi oggi siamo schiavi delle norme nazionali, schiavi delle politiche europee, schiavi degli algoritmi che fanno crescere o scendere i titoli in borsa e fanno aumentare anche lo spread. Ecco, abbiamo questa forma di schiavitù che non è solo quella dei riders o degli operai Amazon, che ormai è sulla bocca di tutti, ma abbiamo questa schiavitù che non permette ai nostri giovani di formarsi una famiglia, di inserirsi all'interno di questa società. E quindi abbiamo voluto aprire questa riflessione in questo nostro ultimo primo ciclo, questo ultimo convegno, di questo primo ciclo di convegni che abbiamo fatto sull'Europa, e c'è una concatenazione sul 68, il turno caldo del 69, sull'Europa, sulla crisi del sindacato, l'ultimo, e adesso su questo convegno. Io voglio ringraziare a nome del segretario generale soprattutto, ma poi lo farà lui personalmente, tutti voi per aver accettato il nostro invito a riflettere, ma soprattutto voglio ringraziare questo panel di amici e di esperti che ci onorano. Senza togliere niente a nessuno, penso che sia il più bel panel che abbiamo organizzato, messo insieme in questa serie di convegni. Voglio iniziare a ringraziare e presentarvi l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Lavoro, se non vado errato, vero? Parto coi politici, con Stefano Fassina, che è deputato di LeU, ma è anche presidente dell'Associazione Patria e Costituzione. È una cosa interessante, che magari della quale parlerà pure dopo. E un gradito per me, ritorno al passato, insomma, no? Con Fausto Bertinotti, col quale non ha bisogno di presentazioni, presidente della Camera, ma io lo ricordo come sindacalista, come segretario generale. Ricordavamo prima, quando ci siamo rincontrati 1992-93, quando Fausto Bertinotti batteva sul tavolo del ministro Treu, io ero presente, rappresentavo la UIL all'epoca, lui la CGIL, e batteva i pugni sul tavolo perché sapeva che quel pacchetto avrebbe aperto la strada a quella che elegantemente, come dicevi, si chiamava flessibilità, ma non era altro che precariato, insomma, ecco. E poi abbiamo invitato due menti eccelse dell'economia, la professoressa Antonella Stirati, docente di economia all'Università di Roma III, che è una sostenitrice della tesi da noi peraltro condivisa, no? Che è l'austerità che alimenta, me lo sono segnato perché Antonella l'ho ripresa proprio da come l'hai detta tu, che è l'austerità che alimenta il debito pubblico e non è l'aumento della spesa pubblica che crea deficit. E quindi anche qui ci sarà molto da dire, grazie al nostro moderatore. Infine, una persona che io conosco da quando aveva 13 anni, io ce ne avevo 18, vero? Eravamo amici, un po' di più di amici, e lui militava in una parte politica opposta alla mia, non diciamo quale, ma chi conosce la mia sa, può immaginare qual è la sua. E facciamo delle lunghissime disquisizioni politiche, ovviamente l'uno contro l'altro no, ma insomma contrapposte. Gli ho detto a Sergio, dico: se oggi ci ritroviamo qui a dire le stesse cose, qualcosa non ha funzionato, insomma, in questa società. Il professor Sergio Cesaratto, che è docente di economia, di politica europea, vero, se non vado errato, all'Università di Siena. Questa, ripeto, sono a questo panel. Io adesso passo la parola a Fabrizio Frullani del TG2, volto noto, ormai amico consolidato di Confintesa, e che modererà e che dirigerà il traffico, e a voi un ringraziamento e un saluto. Grazie. Grazie Massimo.
Beh, un saluto e un ringraziamento veramente speciale, perché trovare oggi un convegno con un parterre così, una sala piena, è veramente difficile, perché insomma noi che viviamo tutti i giorni nei palazzi sappiamo quanto è difficile oggi fare interessare delle persone. Se siete qui con questo gran caldo, veramente bravi, per cui un applauso a tutti voi, all'organizzazione che è riuscita a fare questo miracolo. Partiamo subito con la professoressa Stilati, perché oltre a quello che diceva Massimo prima in apertura, la volevo fare intervenire prima in quanto ovviamente donna e in quanto per galanteria, ma soprattutto perché io vorrei mettere subito un po' del sale sul convegno e tiriamo forti queste cose. Il titolo è sicuramente molto molto forte, dalla dittatura del capitalismo finanziario a quella degli algoritmi, a quelli dei software, a quella della tecnologia, ma è vero, questa innovazione tecnologica ha rubato lavoro? Allora, mi permetta, prima di entrare nella cosa del progresso tecnico, di dire due parole su questi filmati, anche sul tema generale del convegno. Cioè, io forse proverei a fare un piccolo slittamento, perché da quello che abbiamo visto e sentito, la dittatura non è tanto dell'algoritmo in quanto tale, diciamo l'algoritmo aiuta, ma la dittatura è del mercato. E qui, diciamo, penso che il tema generale sia che cosa fa il mercato e che cosa non può fare e che cosa deve invece fare la politica. Cioè, io credo che negli ultimi decenni noi abbiamo assistito a un'ubriacatura, diciamo così, un po' ideologica di liberismo, e ci siamo dimenticati che il mercato lasciato a se stesso, o comunque con un minimo di regole esterne, ma scarso intervento nell'economia, porta a una serie di distorsioni, porta fisiologicamente, che sono un forte sfruttamento del lavoro, che sono grandi disuguaglianze, che sono appunto il capitale finanziario che imperversa e domina rispetto a scelte che potrebbero essere utili alla collettività, eccetera. Quindi io penso che il tema sia rimettere in discussione questa visione e dire, e questo direi sarebbe l'apertura generale, che c'è bisogno di un ritorno della politica, che non significa la pianificazione sovietica, che non significa il superamento del mercato, ma significa che le forze del mercato, che possono avere effetti positivi in una serie di aspetti, devono essere però indirizzate, regolate, governate dalla politica. E quindi c'è bisogno di un ritorno in pieno della politica come regolatore dell'economia, in un senso molto più generale, più forte di quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Allora, questo per esempio come si lega alla questione del progresso tecnico? Allora, qui mi faccia dire una cosa. Sicuramente adesso questo è un periodo di innovazione tecnologica, appunto nel senso della digitalizzazione, dell'automazione, quindi gli algoritmi e così via. Però se noi guardiamo non singole occupazioni o settori, ma guardiamo l'insieme dell'economia, in particolare in Italia, ma non solo in Italia, in tutti i paesi industrializzati, noi non stiamo attualmente vivendo un periodo di forte progresso tecnico, di forte innovazione tecnologica. Perché? Perché la manifestazione macroeconomica generale, diciamo così, del progresso tecnico qual è? È l'aumento della produttività, cioè l'introduzione delle macchine consente di produrre le stesse cose o produrre di più con meno lavoro, e quindi aumenta il prodotto per addetto. Questo è l'effetto del progresso tecnico. Ora, gli ultimi decenni o l'ultimo decennio sono stati per tutti i paesi industrializzati e per l'Italia in modo clamoroso periodi di assenza o di poco progresso tecnico. In generale in Italia è completamente piatto il progresso tecnico, cioè noi non abbiamo avuto negli ultimi 10 anni e più, anche 20, aumenti della produttività in Italia. Quindi la disoccupazione che noi vediamo o i problemi che noi vediamo non li possiamo attribuire al progresso tecnico, che rischia di diventare nel dibattito poi un po', come dire, il capro espiatorio di problemi che derivano invece dalle politiche economiche. Detto questo, è assolutamente vero che quando queste innovazioni, forse ciò avverrà a brevissimo, diciamo, verranno introdotte in modo diffuso nell'economia, questo causerà disoccupazione. Questo non c'è dubbio. È una disoccupazione che il mercato da solo non risolve, questo è l'altro aspetto, quindi c'è bisogno di politiche. Di che politiche c'è bisogno? Io credo che su questo noi dobbiamo guardare anche alle esperienze passate. Allora, noi che cosa abbiamo nella storia recente? Abbiamo che il periodo di massimo progresso tecnico e di massima
aumento della produttività in tutti i paesi industrializzati e in particolar modo, in modo particolarmente accentuato in Italia, sono stati gli anni 60-70 e misura un po' minore ancora gli anni 80. Sono stati periodi di disoccupazione di massa? No. Perché? Perché nonostante l'enorme impatto del progresso tecnico in quegli anni non c'è stata disoccupazione di massa? Principalmente per due motivi. Uno, che si è avuto in quegli anni un forte aumento della domanda aggregata che ha trainato un forte aumento della produzione. Quindi aumento della domanda aggregata, che vuol dire spesa pubblica, vuol dire consumi che crescono perché crescono anche i salari, quindi consumi delle famiglie che crescono, vuol dire anche una buona performance in quegli anni delle esportazioni italiane. Ma come vedete qui già c'entra la politica, spesa pubblica, salari, eccetera. E poi c'è stato in quegli anni anche una riduzione del tempo di lavoro nell'arco di vita, quindi non necessariamente riduzione dell'orario di lavoro settimanale, eccetera, ma è aumentata la scolarità, quindi molti giovani che prima si mettevano direttamente sul mercato del lavoro invece hanno continuato a studiare, si è introdotto un sistema pensionistico più generalizzato, aspettative di maternità, cioè tutta una serie di aspetti che hanno ridotto il tempo di lavoro nell'arco di vita e quindi hanno compensato in questo modo gli effetti dell'aumento della produttività sull'occupazione. Io credo che questa debba essere la lezione, cioè attenzione, noi stiamo facendo esattamente il contrario, cioè da un lato diciamo che temiamo la disoccupazione creata dal progresso tecnico, dall'altro aumentiamo l'età lavorativa, parliamo di ridurre il tempo, no? Il liceo da 5 a 4 anni e così via. Queste sono cose che non stanno insieme. Se c'è innovazione c'è aumento del prodotto pro capite, e questo aumento del prodotto pro capite può consentire di lavorare meno. Grazie. Ecco, ho colto nel segno, nel senso che abbiamo subito trovato il bando della matassa, quindi c'è bisogno di ritornare alla politica, non c'è stato un aumento della produttività. Questa è la fotografia scattata. Lei diceva appunto c'è bisogno della politica, ne abbiamo due di politici qui, uno da una parte, uno dall'altra, Rizzetto e ovviamente l'onorevole Fassina. Partirei subito con Rizzetto perché anche ha un problema di personale, quindi ci dovrà abbandonare. Ecco, la professoressa ha fatto una fotografia in chiaroscuro. Ecco, la politica cosa deve e quando deve far qualcosa? Grazie, si sente? Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie al Presidente per l'invito. Allora, io parto da un presupposto, al netto che condivido buona parte di quanto ho appena ascoltato. C'è un errore che molto spesso la politica fa, una politica sempre molto attenta ad una fase più elettorale che non strutturale rispetto al nostro paese. La politica molto spesso non crea le condizioni affinché le persone trovino il lavoro, ma promette posti di lavoro. Questo, per quanto mi riguarda, è uno sbaglio clamoroso della politica. I posti di lavoro ad oggi in Italia non li crea la politica, anzi molto spesso la politica ha messo il bastone fra le ruote rispetto alla creazione di nuovi posti di lavoro. La manovra Fornero, per me non è una riforma, la manovra Fornero di fatto ha creato, magari qualcuno è d'accordo, qualcun altro un po' meno d'accordo, ha creato delle difficoltà in pancia al mercato del lavoro. Perché succede tutto questo? Succede tutto questo a monte di quanto detto, però perché la politica molto spesso permette azioni di questo tipo. Non è attenta a quello che è il mercato del lavoro, non è attenta a quello che è il welfare, non è attenta a quello che sta succedendo fuori dai palazzi fondamentalmente. Siamo completamente deregolarizzati sotto molti punti di vista e secondo me è qui che la politica deve incidere, nella regolamentazione, non sicuramente nella offerta di un posto di lavoro. Mi viene in mente una cosa, mi viene in mente che viviamo in un mercato del lavoro completamente ingiusto, già in Europa. Viviamo una fase in cui le prime 5 aziende del mondo, in termini di fatturato, non spostano merci. Google, che è un'azienda tra le prime 5 aziende in termini di fatturato al mondo, non sposta merci, non mette il bancale nel camion, nel tir, e li sposta da quell'altra parte del mondo. Questo può essere ricondotto evidentemente anche a quello che il Presidente stamani sul Tempo va
a toccare come tema fondamentale, ovvero il tema degli algoritmi. Dopo permettetemi un po' la provocazione. Sentire le banche che parlano di algoritmi come pericolo effettivamente mi fa venire un po' i brividi, tant'è vero che le stesse banche hanno utilizzato in altri campi gli algoritmi, ad esempio per poter andare, io apro e chiudo parentesi, cercherò di essere il meno politicamente corretto possibile, tant'è vero che le banche sono state le prime e i primi istituti ad utilizzare degli algoritmi per poterti dare o non dare qualcosa senza guardarti in faccia o senza capire quello che tu potrai fare o non fare nella tua vita. Esiste però un pericolo dell'algoritmo. Serve regolamentare anche questo pericolo, serve circoscrivere questo pericolo dell'algoritmo. Io mi sento abbastanza triste quando una persona che fa rider, siccome non riesce a fare quei chilometri al giorno o non riesce in quelle tempistiche a fare un tot di consegne, allora viene licenziato o viene delocalizzato o viene quasi mandato via da queste nuove aziende. Siamo in una fase di ultraliberismo? Sì, siamo in una fase evidente di ultraliberismo. Ma perché? Perché l'Italia purtroppo è un paese che ha tralasciato tutti quegli architravi, per come la vedo io, anche rispetto non soltanto da parte della politica, ma rispetto al mondo della cultura, al mondo dell'innovazione, al mondo della ricerca, al mondo dell'università, che avrebbero dovuto essere degli architravi da portare avanti in questi anni per poter cercare di garantire un lavoro più o meno stabile alle persone. Una cosa su cui io punto parecchio in questi anni alla Camera dei Deputati è tutto, ad esempio, professoressa, l'aspetto della formazione, che in Italia di formazione se ne fa, secondo me, poca. È molto scarsa, per come la vedo io. È completamente inutile. Io parlo delle mie esperienze, per quando, voglio dire, riesco ad interfacciarmi con, ad esempio, degli istituti che fanno formazione e che ad una persona che è troppo giovane per andare in pensione, ma troppo vecchia per andare a lavorare, la fascia attorno ai 45, 50, 55 anni, ecco che la nostra formazione professionale o interprofessionale va ad offrire, una volta che sono usciti dal circuito del mercato del lavoro, va ad offrire corsi di inglese o corsi di informatica, quando se questa persona si gira indietro vede che c'è un 25enne che parla tre lingue e che sa smanettare su un computer meglio di un hacker, tanto per essere chiari. È tutto questo percorso che ci porta fondamentalmente ad una deregolamentazione e ad un pericolo veramente importante che non soltanto l'Italia sta vivendo. Mi fa specie che qualche giorno fa Confindustria si sia messa al tavolo con la CGIL, non che sia una cosa che non si può fare, ci mancherebbe altro, per firmare assieme, d'accordo, un capitolo che si chiama Appello per l'Europa, e in un'Europa che tutto sommato rispetto al mercato del lavoro è un'Europa ancora ingiusta. Vedete, io, e mi scuso, tra l'altro fra poco devo andare perché stasera ho a Udine, dove vivo, un'altra serata, però se l'artigiano, se l'industriale, se la piccola o microimpresa di Udine fa ad esempio mezz'ora di strada in auto, ecco che trova nella vicina Slovenia un 19% fisso di tassazioni sui redditi rispetto alle aziende che loro possono rappresentare, o nella vicina Carinzia. Quindi una delle prime cose che secondo me l'Europa deve mettere a posto è la concorrenza intramenia all'interno della stessa. Non è bastato il decreto dignità, tant'è vero che il punto di caduta rispetto a questi temi è che il decreto dignità non va a punire aziende di fatto che dopo aver preso contributi in Italia vanno a delocalizzare all'interno dell'Europa. E allora è altrettanto chiaro che quando un imprenditore, quando un'azienda, perché trova delle condizioni sicuramente più vantaggiose in Romania, ad esempio, facciamo un caso, non serve più che vada a delocalizzare la sua azienda e i suoi macchinari dall'altra parte del mondo, basta che faccia un'ora e un quarto di aereo dall'aeroporto di confine più vicino alla Romania stessa, all'Ungheria o da qualche altra parte, laddove effettivamente ci sono delle condizioni sicuramente più interessanti che non da noi. Chiudo. Come può aiutare la politica a fare tutto questo? La politica può aiutare a fare tutto questo o a cercare di migliorare tutto questo facendo quello per la politica per cui è nata, legiferando in questo senso, cercando di andare a parlare sia con le parti sociali sia con i sindacati, perché tra l'altro anche, e apro e chiudo rapidissimamente un'altra parentesi, tutto quello che potrebbe, uso il condizionale, sembrare la risposta
a questa roba qui, che ad esempio si chiama reddito minimo garantito, non passa preventivamente prima o dopo ad un'altra cosa, che per quanto mi riguarda è salario minimo garantito. Allora, salario minimo garantito, io guardate, l'ho proposto 4 anni fa, all'epoca facevo il vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, l'ho proposto 4 anni fa in commissione, in termini di risoluzione parlamentare. Vi posso dire che i sindacati mi hanno fatto nero rispetto a questa proposta. Allora ho cercato di correggere un po' il tiro, di rimettere un po' in carreggiata questa, voglio dire, questa azione, e ho detto: guardate, va bene, vi siete incazzati tantissimo, cerchiamo di applicare il salario minimo garantito quantomeno laddove non esistono i contratti collettivi nazionali o dove non c'è alcuna associazione datoriale che fondamentalmente, quasi fortunatamente in certi casi, obbliga ad una paga decente. Perché sentire questi ragazzi che parlano di 2,50 euro all'ora è un qualcosa che fa piangere il cuore, e diciamolo tutti forte, non è un qualcosa di virtuoso e di dignitoso rispetto alla nostra nazione. Guardate, i rider in Francia hanno firmato l'accordo qualche mese fa e hanno un salario minimo garantito di 7,50 euro all'ora. È possibile che in Italia non si riesca a fare questa roba qui? È possibile che in Italia noi abbiamo delle aziende, spesso multinazionali, che vengono per anni a depredare il nostro tessuto socio-economico, dopodiché in una notte se ne vanno dal nostro paese, però nel frattempo questi qui, al posto che pagare le tasse in Italia, pagano le tasse in Lussemburgo all'1,8% rispetto a dei capitali che sono fondamentalmente un pelo più alti innanzi alle nostre piccole e medie imprese. La politica cosa può fare? Può legiferare, ma la politica non può legiferare da sola, perché molto spesso i politici pensano di essere onniscienti, non lo siamo. Allora serve un confronto molto ampio, innanzitutto con le principali associazioni di settore, grazie a voi, grazie anche ad altri che effettivamente ogni tanto ci invitano per parlare di questi temi, per poi cercare di scegliere una strada ampiamente il più possibile condivisa, soprattutto nel rispetto di quello che sono i diritti dei lavoratori, perché a me va benissimo l'innovazione tecnologica, mi va benissimo la formazione, mi va benissimo gli algoritmi, mi va benissimo tutto quanto, ma quando, come dice il Presidente stamani, se posso citarlo, tale dipendenza diviene soggezione al potere, allora c'è un crollo dell'architrave del diritto dei lavoratori che effettivamente potrà soltanto creare danni. Grazie. Questa è la risposta ovviamente dell'onorevole Rizzetto da Fratelli d'Italia, quindi una visuale di centrodestra, da una visuale invece di sinistra. Ma molto spesso mi dicono che sono di sinistra. Ma quello è normale, è molto normale. E se può rimanere ovviamente qualche minuto, sì, così sì, sentiamo. Ecco, dalla parte opposta, lo volevo subito tirare in ballo, c'era Stefano Fassina, che ha da sempre avuto delle posizioni molto, molto originali, molto particolari rispetto a un certo mainstream, no? Rizzetto parlava di ultraliberismo, di architravi, di deregolamentazione, di concorrenza sleale, quasi dumping, quasi anche un'imposizione fiscale al 19%. Mi colpì molto la sua battuta diverso tempo fa, quando disse: beh, c'è evasione, quella del piccolo artigiano che la deve fare per vivere, altrimenti morirebbe, quella non possiamo, no, considerarla nel banco degli imputati. Ecco, cosa può fare la politica, vista anche dalla sua posizione, per questo? Buon pomeriggio, ringrazio anch'io per l'invito e per l'opportunità di una discussione che si è sviluppata dai primi interventi in modo molto interessante, sono sicuro che proseguirà ancora più interessante. Che cosa può fare la politica? Ma la politica appunto in generale è un po' complicato. Dico quello che dovrebbe fare una forza politica che non rinuncia all'obiettivo di ridare valore al lavoro. Faccio fatica a utilizzare il termine sinistra, perché purtroppo negli ultimi 30 anni la sinistra non ha avuto questo obiettivo prioritario di dare valore al lavoro. E però, diciamo, provo a fare qualche considerazione utilizzando questa bussola: l'obiettivo di ridare valore al lavoro, perché l'utilizzo dell'algoritmo è l'ultima fase di un processo che è andato avanti da tanto tempo.
Ora, avevo previsto, diciamo, di fare qualche riflessione, appunto, strettamente connessa all'uso dell'algoritmo, ad esempio nella finanza, come si è visto nel testo, nella logistica, avete fatto vedere, immagino fosse qualcosa intorno a Piacenza, diciamo, dove c'è questa grande concentrazione della logistica di Amazon, diciamo delle grandi aziende che fanno delivery. Sul versante della democrazia, perché gli algoritmi hanno un impatto fortissimo e largamente inesplorato sulla democrazia, cioè su come il cittadino costruisce la sua visione, le sue informazioni e poi esprime la partecipazione democratica. Però sono state fatte delle considerazioni interessanti in termini più generali, perché non c'è dubbio che l'algoritmo è come dire, l'ultima manifestazione attraverso la quale si esercita un dominio sempre più forte sulle condizioni di lavoro. Allora, a me pare che bisogna innanzitutto riconoscere che l'algoritmo ha bisogno di una regolazione sociale e politica. Oggi non c'è nessuna regolazione. Chi produce l'algoritmo, chi gestisce l'algoritmo ha un potere incontrastato. Non si ha nemmeno consapevolezza delle implicazioni dell'algoritmo. L'algoritmo dovrebbe diventare oggetto di regolazione politica, oggetto di regolazione sociale anche attraverso la contrattazione, mentre quel terreno è completamente sconosciuto, completamente desertificato. Certo, c'è un problema di condizioni salariali, ma c'è un problema di come si regola come si regolano quelle applicazioni. E più in generale c'è un problema della regolazione politica e sociale dell'innovazione, che non è neutra. E l'utilizzo dell'innovazione non è neutro, non è necessitato. Il fatto che la politica, oppure diciamo chi rappresenta il lavoro, non è in condizioni di poter esercitare una regolazione, non vuol dire che l'innovazione e l'utilizzo dell'innovazione sia neutro. È invece segnato da chi? Dai rapporti di forza. I rapporti di forza oggi vedono, perdonate se uso questi termini un po' vetero, il capitale in assoluto dominio rispetto al lavoro, cioè decide qual è la filiera di innovazione da percorrere e decide quali sono gli utilizzi di quella innovazione. Poi c'è, e su questo diciamo faccio la seconda e ultima considerazione, e poi c'è un problema di carattere ancora più generale. Il lavoro è così debole perché abbiamo smantellato tutti gli elementi di regolazione che faticosissimamente nel Novecento avevamo costruito. Dobbiamo dirlo in modo molto chiaro: un sistema sociale dove vigono le cosiddette quattro libertà di movimento, cioè di movimento di capitali, di merci, di servizi e di persone, è un sistema che condanna il lavoro, è un sistema che svaluta in modo meccanico il lavoro. Il mercato unico europeo, che è il trionfo delle quattro libertà, celebrato anche dalle sinistre, è un meccanismo che in via ordinaria svaluta il lavoro. Oggi c'è lo sciopero dei metalmeccanici, molto cari a tutti noi, in particolare al presidente Bertinotti. Giustamente rivendicano la dignità del lavoro, ma che senso ha fare queste giuste rivendicazioni
se non ti confronti con un quadro drammatico, se non rimetti in discussione il quadro regolativo, se tu sei in un mercato unico che consente a, prendiamo Whirlpool a Napoli, gli operai della Whirlpool la prima del corteo, pare che abbiano cambiato idea, speriamo che sia così, ma quello perché vuole andare a produrre in Polonia? Perché abbiamo costruito un mercato dove il lavoro là costa 10 euro all'ora, in Italia in media costa 28 euro all'ora. Di fronte, se tu costruisci un cosiddetto mercato che ha queste asimmetrie, ma che cosa vuoi che capiti? Capita la svalutazione del lavoro. Sistematicamente, non è a cattiveria del capitale con la K, gli è costruito un sistema che lo incentiva a massacrare il lavoro, e quello lo fa ovviamente, e quindi gli algoritmi sono parte di questo quadro. Noi dobbiamo rimettere in discussione gli assetti regolativi se vogliamo ridare valore al lavoro, se no ci rassegniamo e diciamo che il valore al lavoro è una cosa del Novecento che è finita, non si può più tornare indietro. E troviamo il modo per, come dire, dare qualcosa a quella stragrande maggioranza di persone che non ha lavoro, ha lavoro precario, ha lavoro sfruttato, ha lavoro a 2,90 euro all'ora. Siccome non mi rassegno a questa prospettiva, credo che invece noi dobbiamo capire come, anche recuperando una dimensione di regolazione nazionale, ridiamo un po' di valore al lavoro. In questi ultimi 2-3 anni si è riscoperto Keynes, ma solo sul versante della finanza pubblica, che non è quello più importante, perché quando tu hai un sistema che in modo fisiologico determina svalutazione e deflazione interna, com'è il mercato unico europeo, tanto più attraverso la moneta unica, tu non è che puoi sistematicamente compensare con la finanza pubblica un fattore fisiologico di depressione della domanda aggregata. Il Keynes che andrebbe riscoperto, ma qua siamo veramente all'eresia e all'anticristo, è quello che diceva che i mercati vanno regolati. È il Keynes del Bancor che diceva che se tu hai un avanzo commerciale, ogni riferimento alla Germania è puramente casuale, devi correggere, non devi correggere solo quello che ha il deficit commerciale, come è ora, attraverso i tagli al welfare e tagli alle condizioni del lavoro, devi correggere anche quello che è in surplus. Lo diceva Keynes, non un rivoluzionario. Keynes diceva che i movimenti di capitali vanno limitati. Ecco, stiamo parlando di, come dire, dei fondamentali del funzionamento del sistema capitalistico, non della rivoluzione socialista, sono i fondamentali di funzionamento del sistema capitalistico che o vengono recuperati oppure smettiamo di dire che vogliamo ridare valore al lavoro. È incompatibile, questo quadro è incompatibile. Dire queste cose vuol dire essere sovranisti, vuol dire essere rossobruni, vuol dire essere succubi di Salvini. Io non penso, ripeto, questa è la nostra storia, sta nella storia della sinistra, non di quella subalterna al neoliberismo che ha dominato in questi anni. Grazie. Lo sapevo che il 2 ci saluta Walter Rizzetto, grazie. Grazie. Posso solo grazie. Al collega Fassina, prego. Sono d'accordo. Forse ed è già una. Ma io immaginavo. No, forse avremmo dovuto impedire assieme alla scorsa ex finta sinistra di votare alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica i licenziamenti collettivi, anche sotto questo punto di vista. Perché io capisco tutto quello che hai detto rispetto. Appunto, perfetto. Quindi ecco, forse anche quello c'era grazie. Da alzare qualche barricata. Grazie, mi scuso. Grazie. Allora, grazie ancora. E qui vicino a me continua a riempire appunti, ovviamente una persona cara un po' a tutti, no? Fausto Bertinotti, non dirò ex presidente, fate un applauso ovviamente al presidente, non dirò ex presidente, ex leader politico, ex sindacalista, perché l'ex non esiste, io direi già una fotografia d'assieme, avendo sentito questo, soprattutto le parole di Fassina, che hanno veramente fatto una fotografia ancora più grigia
del bianco e nero, se mi consente, sul mondo del lavoro. Ecco, dalla sua esperienza, ovviamente che ha passato epoche lavorative, politiche e istituzionali, che cosa può fare appunto il mondo della politica, delle istituzioni e del sindacato per arrivare a questi problemi, per non permettere questo squilibrio 10-28 costo del lavoro, che è 18 punti enorme, insomma? Buonasera, naturalmente non so rispondere a questa domanda, ma ringrazio molto per questo invito, anche perché come vedrete la tesi che sostengo è per un verso molto radicale, ma peraltro non è vero che viene dalla storia della mia esperienza, perché io penso che sia intervenuta una rottura radicale nel corso della storia e che eri dicebamus non lo si può dire. E cioè quello che ho nella bisacca, che pure penso sia una cosa molto importante, non solo per vicenda personale, ma per vicenda collettiva, naturalmente è una realtà a cui si potrà attingere, ma si potrà attingere solo quando intervenisse una nuova rottura. Il corso delle cose che ha preso richiede, e questo è il punto che vorrei proporvi, una rivoluzione di fondo nel modo di concepire la politica e il conflitto e il rapporto tra la politica, il conflitto e lo Stato, io credo. Il titolo è suggestivo, ma anche io penso che in realtà i fattori andrebbero invertiti. Che noi è vero, e questo è un punto importante, che viviamo una dittatura, ma la dittatura è la dittatura del capitalismo finanziario, di questo modello economico-sociale che ha sussunto a sé, per usare le parole del vecchio, l'innovazione, ne ha fatto un elemento dinamico del processo di costruzione di un nuovo assetto della società e delle forme di dominio. Ora, i due fattori dunque che si ripropongono sono da un lato il capitale e dall'altro l'innovazione, che è un binomio classico che è stato indagato sempre, diciamo, in tutti i grandi passaggi, in tutte le grandi svolte, e questo binomio è stato indagato da che esiste il capitalismo, naturalmente. Ora, io penso che bisogna evitare di attribuire all'innovazione, all'algoritmo, come all'intelligenza artificiale, come anche ai fenomeni di diffusione della robotica a cui stiamo assistendo, un elemento deterministico rispetto al lavoro. Questa è la prima condizione da cui bisogna liberarsi. Io sono d'accordo, totalmente d'accordo, con l'idea secondo cui non si può pensare alla scienza e alla tecnica come fattori neutrali. Essi sono profondamente segnati dalle forme di dominio, in questo caso di classe. Sì, è così. Ma da qui a determinare l'idea che il lavoro e la condizione sociale in generale derivino necessariamente da quel tipo di organizzazione della produzione e della tecnologia, non sta in piedi, risulta falsificato dal corso della storia. Voi tutti ricordate Charlie Chaplin, quel meraviglioso Tempi moderni. Per mezzo secolo si è pensato che la catena di montaggio e il taylorismo fossero il punto, diciamo, insuperabile dell'organizzazione del lavoro, dentro il quale i lavoratori sarebbero stati ridotti a scimmie ammaestrate, e al contrario, proprio lì si produce la rivolta operaia e studentesca che mette in discussione a fondo il paradigma del taylorismo e la neutralità della scienza. Vale, secondo me, la risposta del teologo a chi gli chiedeva: ma l'innovazione serve Mammona o Dio? E il teologo risponde, secondo me, saggiamente: serve Mammona, a meno che risiede tutto nel livello del conflitto di classe. Quasi tutto, insomma, molto, diciamo, almeno, nel livello del conflitto di classe. Vale qui la pena di avere presente, perché questo è un punto secondo me radicale, chiaro, che il conflitto di classe è in pieno esercizio. Se non vogliamo citare Gallino, citiamo Buffett, che dice: ma no, non è vero che il conflitto di classe non c'è più. C'è un grande conflitto di classe, solo che lo vinciamo noi ricchi e lo perdono i poveri. E questo elemento del conflitto di classe va diciamo messo in relazione alla innovazione e al capitale. Capitale,
Qui per questo, perché dico che non si può attingere meccanicamente al passato, neanche a quello che a me sembra il più alto dell'esperienza del conflitto operaio, cioè gli anni 70, 68, 69, 90. Perché? Perché è avvenuta, cioè, una mutazione di fondo sulla scena del conflitto. Intanto è avvenuta la vittoria del capitalismo nella vicenda di un intero secolo, non in qualche battaglia circoscritta, ma nel Novecento, cioè il secolo grande e terribile in cui il proletariato ha provato, e in alcuni casi riuscendoci, ha messo in discussione il potere del capitale, finisce con la sconfitta di queste forze. E, come adesso stavamo dicendo, usando la formula appunto di Gallino, interviene su quella sconfitta il rovesciamento del conflitto di classe. In questo rovesciamento del conflitto di classe prende corpo una innovazione che, secondo me, segna il passaggio da un tipo di capitalismo a un altro tipo di capitalismo. Credo che potremmo convenire che, diciamo, ci possono essere n forme di capitalismo. Il passaggio, diciamo, dal capitalismo, adesso lo ricordava Stefano correttamente, mi pare, almeno io sono d'accordo, il capitalismo che abbiamo chiamato fordista, taylorista, keynesiano, il capitalismo entro cui si è realizzata attraverso la lotta di classe e la politica, un compromesso sociale dinamico come quello che è vissuto in Italia e in Europa nella seconda metà del secolo, quel capitalismo lì viene soppiantato sulla base della vittoria e della sconfitta delle forze che avevano tentato il cambiamento, che ne erano arrivate alle soglie del cambiamento. Vorrei ricordare che uno come Guido Carli, quando è governatore della Banca d'Italia, rivolgendosi alla borghesia italiana, dicendo occhio, che o mettete sotto controllo la dinamica salariale oppure adattatevi a un cambiamento del modello di sviluppo e dei rapporti di potere tra le classi. Succede la prima, e a quel punto si dispiega interamente la capacità di innovazione. Posso essere benissimo d'accordo sul carattere, diciamo così, multiforme di questa applicazione, però l'elemento di tendenza è quello. L'elemento di tendenza è appunto una costruzione in cui l'elemento virtuale diventa assai rilevante, le comunicazioni prendono una forza prepotente anche sull'organizzazione della produzione, e tutto questo determina, sulla base dei primi altri elementi, una dipendenza del lavoro senza precedenti. Non è vero neppure che ritorna a prima della riscossa operaia, no, produce una devastazione, che è una devastazione di potere in primo luogo, elemento purtroppo uscito dalla scena delle considerazioni, dei diritti e persino delle condizioni di lavoro. Adesso la dico un po' troppo rudemente, ma siamo proprio di fronte alla riduzione del lavoro a merce nella sua forma più radicale, e in quella forma radicale puoi andare dalle forme concreta di schiavitù, non di quella metaforica, no, di quella concreta di schiavitù, fino alla forma di lavoro intelligente e pregiato, dentro una gamma tuttavia che riduce il lavoro a merce e che riduce però contemporaneamente l'umano ha una dimensione in cui, come dice giustamente il pontefice, lo scarto diventa un fattore significativo della nuova condizione umana così profondamente segnata. Insomma, due termini della storia che Marx ci ha lasciato, il feticismo delle merci e l'alienazione, sono, diciamo, il portato, come dire, di società, i segni di società di questa grande controrivoluzione. Adesso arriva il punto dolente per me. Questa grande, e questo rende impossibile una risposta mia in termini di continuità con la storia da cui appartengo. Perché io penso che questa organizzazione capitalistica ha dimostrato di essere incompatibile con la democrazia. Mentre il capitalismo precedente aveva subito un compromesso
entro cui è cresciuta la democrazia, questo capitalismo è incompatibile con la medesima. Ha bisogno di una centralizzazione della decisione del comando, riuscendo a ottenere anche attraverso la destrutturazione del lavoro, come prima avevo. Cioè non c'è più la relazione che noi avevamo conosciuto tra centralizzazione della decisione e concentrazione del lavoro. C'è una centralizzazione senza concentrazione, anzi con destrutturazione del lavoro. In questa condizione, il capitalismo deve liberarsi da tutti i vincoli, Stefano, da tutti i vincoli, dal vincolo dello Stato, dal vincolo del sindacato, dal vincolo della politica. Devono cioè essere variabili dipendenti del suo funzionamento. La macchina prende un sopravvento contro la soggettività e abbatte la democrazia. Adesso, davvero, non ho bisogno di farvi le prediche, ma non vivremo mica in paesi democratici. Adesso non ci prendiamo in giro. Cioè, possiamo essere chiamati a votare per chi compone il governo, ma non per chi, per che cosa deve fare il governo. Perché cosa il governo, come dice Draghi, ci innestiamo il pilota automatico. Tu fai quello che vuoi. Come si vede anche dalle vicende dei populisti al governo, o no? Come si vede in questa vicenda che va dalla Grecia ad oggi, tu puoi anche avere un consenso popolare su un'altra politica, ma il vincolo delle compatibilità con il sistema reale ti schianta. La dimensione statuale è una dimensione servile, è diventata una dimensione servile. Già se mi fermassi qui sarebbe poco allegra, ma devo aggiungere che la stessa sorte ha subito la politica. E naturalmente parlo drammaticamente per la mia parte, perché anch'io faccio fatica, come Stefano, a usare il termine sinistra. Io sempre ho fatto fatica, perché sempre sembrata poco... per me la sinistra è comunista, socialista, vuoi dire socialdemocratica, di laburista, ma insomma hanno dei nomi, non una geografia, hanno dei nomi che hanno a che fare con una visione del mondo. Però per approssimazione, chiamiamo tutta questa costellazione sinistra, chiamiamola così, bene, questa sinistra ha subito la sconfitta della sua classe, del movimento operaio, e su quello ha realizzato una mutazione genetica che l'ha trasformata in una forza di governo senza aggiunte, e di governo. Fa quello che viene richiesto dal sistema ai governi di fare. Se viene richiesta una politica di austerity, fa la politica di austerity. Se gli viene richiesta una... ma questo ne ha, come dire, disfatto la forza di costruzione di popolo. Diceva un Thomas Eliot, no, di fronte a una crisi della Chiesa, diceva: ma è la Chiesa che ha abbandonato il popolo o è il popolo che ha abbandonato la Chiesa? E qui, almeno per quello che ci riguarda, secondo me in Europa la risposta è ben chiara: è la Chiesa che ha abbandonato il popolo e il popolo si è disunito. E ora siamo qui. Allora, finito con una cosa troppo drastica di cui vi chiedo scusa, però. Quelli più anziani di voi ricordano, perché era un libro che ha avuto una grande fortuna, meritata secondo me, era Furore di Steinbeck. Nel Furore c'è questa fuga dei contadini poveri, disperati, che stratolati dal meccanismo economico che aveva abbattuto il prezzo delle loro terre, e le banche ne avevano fagocitato gli acquisti, vengono sospinti verso la nuova frontiera, credo andassero verso la California, se non ricordo male. Insomma, il protagonista di questa storia a un certo punto urla: ma a chi dobbiamo sparare? Che togliete il fucile. La domanda è: chi è il nemico? Chi è l'avversario? Contro chi dobbiamo batterci? Abbiamo detto capitalismo finanziario globale. Proviamo allora a spostarci. Ma insieme a chi? Ecco, la mia risposta, capisco che è drammatica, quindi non vi voglio coinvolgere, ma la mia risposta, che può darsi anche determinata dai tanti ex e dall'età,
No, lo dico io. Pues è che non possiamo affidarci a ciò che era definito tradizionalmente come Stato e politica, perché sono deprivati di autonomia, perché tra il vincolo interno, la risposta ai bisogni delle popolazioni, e il vincolo esterno del mercato, sono cooptate a sacerdoti del vincolo esterno, più o meno confliggenti, ma il fondo è quello, non lo schianti. Dice, e allora secondo me, qui mi copro dietro l'autorità perché altrimenti mi vergognerei a dirlo, allora, come diceva Machiavelli per Roma antica, quando si produce una crisi che non è semplicemente una crisi transitoria, ma è una crisi della struttura di governo della società, che allude addirittura a una crisi di civiltà, c'è una sola cosa che riavvia l'autonomia della politica. Si chiama rivolta, solo la rivolta, perché è fuori dal canone, perché non è cooptata nel canone, può determinare attraverso la rottura la riapertura di un circuito virtuoso. Da lì può rinascere la politica, da lì possono rinascere nuove politiche economiche, nuove politiche di Stato. Cioè, ma appunto da una critica, di una critica che riprende ad essere la critica del lavoro esistente, dell'economia, dello Stato e della politica medesima per quello che è diventata, cioè asservita a questo meccanismo. Dici, ma questa roba, sai, non è che devi aspettarti che sorga così, però, come qui ci direbbero, ci insegnerebbero i cattolici più ferventi, puoi sempre contare sull'imprevisto. No, che non è solo una battuta, però, perché qualcuno di noi avrebbe pensato che l'Algeria potesse riempirsi di questo popolo e cacciare Bouteflika come si è prodotto? Naturalmente bisognerebbe l'attesa di aiutarlo. Perfetto, aiutarlo. E allora aiutarlo, forse queste cose che ci vengono detto, Amazon a Piacenza, adesso c'è tra noi. Quanti erano che pensavano che in questi luoghi si potesse riprendere il conflitto? Quante volte abbiamo sentito dire, abbiamo anche contribuito forse a dirlo, che i radar, che gli operai comuni, sì, quelli come se fosse facile. Come se fosse, gli operai si scioperavano perché stavano insieme. Ma dove scioperavano? Cioè, i padroni hanno vinto con la diffusione degli operai specializzati delle catene di montaggio, perché prima di arrivare alla riscossa operaia, alla Fiat c'erano i licenziamenti di rappresaglia e gli scioperi falliti per 10 anni. E il sindacato americano vede la sconfitta del sindacato militante quando gli operai comuni di serie lasciano il posto agli operai comuni. Poi ci sarà la riscoperta. Quindi, la stessa stregua, poi uno ha spiegato che i rider non potevano. Invece a Piacenza ti dicono che possono. E a Stradella, dove è concentrata la più grande centro di distribuzione dell'editoria italiana, da cui dipendono l'andata dei libri in tutte le librerie italiane, quei lavoratori che prendono 2 soldi e che non sono neanche considerati lavoratori dipendenti, scioperano per una in settimana, inchiodano i grandi dell'editoria italiana, che fanno finta di non sapere che lì c'è un lavoro infame, di cui sono assolutamente responsabile, ma in grazia a questa catena possono invece parlare alto e fare i convegni sulla cultura e la libertà del lavoro, vengono inchiodati da questi livelli di conflitti. Ecco, allora, secondo me, invece di guardare in alto, dovremmo provare a guardare in basso. Grazie. Grazie Presidente, ha visto che abbiamo fatto molto di più di 10 minuti. Ma temevo. Diceva, quanto volevo fare? Dico, 10 minuti? No, è troppo. No, ma quando gli argomenti ci sono. Allora, qui c'è un bellissimo libro di Sergio Cesaratto, Chi non rispetta le regole, Italia e Germania, le doppie morali dell'euro. Il professore è qui con noi, quindi, perché c'era l'altro co-invitato di Petra, l'Europa. L'Europa che gioca appunto una partita fondamentale, ormai lo sappiamo, sono pieni dei telegiornali, anche noi ogni sera quando dobbiamo fare quel minuto di servizio è una difficoltà enorme a catalogare dentro questo euroscetticismo, sovranisti, europeisti, sono categorie veramente che hanno, no, lasciano un po' il segno del tempo. Ecco, come gioca e che partita gioca, professore, l'Europa su questa dittatura dell'algoritmo?
È difficile intervenire dopo il Presidente, la profondità, io veramente sono... E ricondurre ecco, il problema cosa può fare, la domanda cosa può fare la politica. Beh, la politica è espressione, gli spazi della politica, della società, sì, quelli politici, diciamo, la politica magari è qualcosa di più nobile, e quindi ricondurre la cosa ai rapporti di forza tra le classi sociali, riprendere, diciamo, nella società elementi di conflitto, quella è l'unica cosa che può ridare degli spazi alla politica. Questo mi sembra, cioè, la politica come forza autonoma, per l'amor del cielo, ma è difficile se, come dire, dal fondo tutto quello che è stato cambiato in questo paese, perché c'è stata una spinta dal basso. Quindi qui Bertinotti veramente ci dà una lezione nel ricordarci questo, nel ricondurre a qualcosa di reale nell'ambito della società le possibilità o meno della politica di cambiare. E come entra l'Europa nella storia degli algoritmi? Beh, mi verrebbe la battuta facile: Maastricht, gli algoritmi di Maastricht ci governano, diciamo, questa è l'associazione più ovvia che mi è venuta. Questo naturalmente è vero. Cioè, tutto quello che si dice dell'Europa governate dalle regole, la Germania, i paesi attorno a lei, i satelliti, tutto quello che pensiamo di male dei tedeschi governate dall'idea delle regole, è vero, è assolutamente vero. Molta gente è diventata, come dire, da posizioni, eravamo nel 2009-2010 essere critici della Germania e dell'Europa, eravamo forse le dita di una mano, sono troppe. E poi, come dire, le persone che hanno cambiato idea, perché le persone sono andate in Europa, hanno parlato con i sindacati tedeschi e proprio uno si sono resi conto che ci scontrava contro un muro. Cioè, tu potevi dire quello che ti pareva, fare varoufakis, no, di andare in questi tavoli, facevi un ragionamento, no, ok, te lo lasciavano fare, poi le regole sono queste, che fai? No, quindi non c'è, quindi c'è questo, ora tutto questo ovviamente non è un caso, cioè non è che sono regole fatte perché, cioè, si è particolarmente, sì, i tedeschi saranno anche come mentalità un po' maniaci delle regole, però diciamo non è che tutto questo, queste regole poi siano state fatte a caso, e forse non è nemmeno un caso che noi abbiamo volontari, perché noi nessuno ci ha detto di andare a firmare Maastricht. Quindi allora la domanda è perché abbiamo fatto queste scelte. Le ipotesi possono essere tante, essere diverse anche dalla Francia rispetto all'Italia. Ovviamente, certamente per l'Italia è che ci sentivamo, o l'elite italiana, parte del paese, si sentiva troppo deregolato, perché siamo un paese sregolato, siamo un paese indisciplinato, c'è troppo conflitto sociale, c'è un uso, non c'è dubbio, delle volte spregiudicato della spesa pubblica, dare un po' a tutti in maniera disordinata, devi accontentare tu. Siamo un paese, diciamo, a cui appunto conflitto, spesso mediato una spesa pubblica un po' fuori controllo, abbiamo bisogno di qualcuno dall'esterno che ci imponga delle regole. Quindi, diciamo, l'algoritmo parte del paese l'ha cercato. Lì dove c'è stato il cambio di regime con l'adesione al sistema monetario europeo, si rompe anche il governo di unità nazionale nel 1979, ed è, come dire, abbastanza palese che si aderisce al sistema monetario europeo per dire basta al conflitto sociale. Negli anni 70, alto conflitto sociale, che i salari aumentavano, i lavoratori difendevano i salari dall'inflazione, perdevamo competitività con l'esterno, però svalutavamo, e nonostante, diciamo, quello che veramente è Antonella, le bugie che dicono gli economisti legati al PD, tu penso me lo confermi, nonostante la svalutazione, questa cosa che contro i lavoratori, in realtà negli anni 70 faceva parte della difesa, consentiva il conflitto, la difesa del salario reale, perché questa cosa è veramente vergognosa da parte degli economisti della voce, insomma, per capirci, no? La svalutazione era contro i pensionati e i lavoratori, in realtà, come dire, non era un bel modello,
Io poi, come dire, delle famiglie, io sono un estremista moderato, quindi delle famiglie della sinistra, sono socialdemocratico radicale. Cioè, come dire, la verità è che non siamo riusciti passo ancora indietro, negli anni 60, avere in questo paese un compromesso socialdemocratico. Cioè, la borghesia italiana capace, è stata capace a modo suo di fare il miracolo economico italiano, tanto di cappello, di cui tra l'altro però insomma, l'industria pubblica, i grandi funzionari pubblici, Saraceno, no, sono stati parte, quindi non è stata solo imprenditoria privata. Negli anni 60 la risposta alle istanze con la piena occupazione, le lotte sono cominciate, la risposta della borghesia italiana è stata la stretta creditizia del 63-64, sono state le bombe di Piazza Fontana, insomma, da Bava Beccaris in poi, insomma, le risposte della borghesia italiana non sono mai state nell'andare incontro. E quindi, diciamo, incapaci di un compromesso sociale nel paese, abbiamo cercato l'algoritmo esterno, cioè invece di riuscire a darci un algoritmo da noi, in un'epoca, agli anni 60, in cui come tecnologicamente eravamo uno dei paesi più avanzati del mondo, la grande impresa esisteva, eccetera, forse con nostalgia, non so quanto è un mito questo delle occasioni mancate, ma non c'è dubbio che lì, diciamo, forse era una grande occasione per il paese di fare qualcosa di diverso. La responsabilità, io credo, sia nella borghesia più che nelle classi lavoratrici. Qualcuno, naturalmente, forse Michele Salvati, è colpa del fatto che c'erano i comunisti, no? Se c'erano una forza più moderata, la borghesia avrebbe, però no, magari il disegno di Moro fatto fuori poi era quello di far evolvere il Partito Comunista in una direzione, diciamo, che consentisse l'alternanza, consentisse. Quindi adesso il problema è questo algoritmo europeo, c'è e può essere cambiato. Ora, per essere cambiato in maniera radicale, mi avvio a chiudere, dovremmo evolvere, scusa la bestemmia, nella direzione degli Stati Uniti, cioè di avere una bestemmia nel senso che non è che adesso sto prendendo il modello americano, sto prendendo il modello americano dell'unione, di un'unione monetaria completa, in cui metti insieme la moneta unica, ma metti insieme anche tutto il resto. Cioè hai un bilancio federale cospicuo, negli Stati Uniti 20-25%, e poi hai i bilanci degli stati locali. Gli stati locali sono vincolati a un Maastricht americano, come le regioni in Italia hanno il patto interno di stabilità, insomma, no, è chiaro che una regione non ha uno stato americano non ha una banca centrale sua, non si può indebitare, no, più o meno pareggio di bilancio. Però c'è un cospicuo bilancio federale, che spesa militare, però è anche grandi trasferimenti fiscali tra gli stati americani. Quindi chi sta meglio aiuta chi sta peggio. Quindi dovremmo evolvere in quella direzione. Ci sono i presupposti politici? No, non ci sono, perché non siamo popoli diversi. Purtroppo sono finché esistevano, almeno in Italia esistevano in maniera compatta, poi c'è in maniera più diffusa, sono anche classi operaie legate a paesi a diverso stadio di sviluppo, e quindi la classe operaia tedesca è legata al modello servile, però tant'è, diciamo, è cooptata all'interno del modello tedesco e non ha nessuno. Ci sono delle affermazioni della IG Metall tedesca all'epoca, diciamo, di Maastricht, in cui la IG Metall o dopo, insomma, dice chiaramente: ma se l'Italia, se l'euro si rompe, l'Italia ricomincia a riprendere competitività, per noi è un disastro. La IG Metall, la Fiom tedesca, no, figuriamoci gli industriali tedeschi. Quindi c'è qualcosa di intermedio nell'algoritmo che potremmo fare, visto che fare gli Stati Uniti con misure di trasferimenti fiscali perequativi tra gli stati, non c'è solidarietà tra i paesi, punto, non c'è tra Lombardia e Veneto e la Calabria, ma andiamo, non dobbiamo biasimare gli altri paesi europei per questo. C'è qualcosa di intermedio che potremmo fare? Probabilmente sì, non so quanto questo governo lo stia perseguendo, anche se, ripeto, lì ti scontri con, per esempio, l'Italia potrebbe benissimo accettare
non degli ulteriori vincoli, però una politica che stabilizzi il rapporto debito pubblico su PIL, dire noi non lamentiamo più di quanto, tanto non c'è un numero magico, non è che 60 è meglio di 100 o meglio di 120, insomma, lo stabilizziamo e voi ci fate in modo che l'Europa dà dei messaggi rassicuranti, la Banca Centrale Europea dà dei messaggi rassicuranti, i tassi di interesse italiani si riducono a livello francese, che vuol dire quasi tedesco. Con quei tassi, piano piano, si liberano risorse in questo paese per fare politiche fiscali espansive. Non è molto, però noi devi andare lì, noi siamo una bomba. Che fate? L'accendino l'avete voi, cioè siete voi che potete dare fuoco a questa bomba. Poi non so se la bomba scoppierebbe veramente, cioè se la rivolta popolare contro il peggiore. Quindi sono delle cose sensibili che si può andare in Europa a fare, a tentare di fare politica. Poi, insomma, ecco, c'è una questione di, hai a che fare con zucche dure, con... poi su Europa e democrazia mi piacerebbe magari tornare. Grazie, grazie professore. E beh, insomma, questo euroscetticismo poi dopo si comincia a prendere corpo, forma e sostanza in tanti rivoli. Prudenzano, ovviamente lei segue il segretario generale di Confintesa, questo sindacato sta seguendo oltre 50-60 mila lavoratori, molti nel pubblico impiego, ha sentito insomma veramente parole molto importanti, molto forti. La domanda è, se è vero che la tecnologia ha tolto dei posti di lavoro, ne hanno creati altri, no? Sulla rete, web content manager e via discorrendo, no? Help desk, eccetera, eccetera. Ecco, come vi preparate a seguire queste nuove forme di lavoro generate dall'innovazione tecnologica? Beh, diciamo che mi sento il più, diciamo, imbarazzato dopo tutti questi interventi, in quanto mi sono come un vaso di coccio dentro vasi di metallo. E io cercherò di dire le cose per quanto riguarda la mia visione, quella di un sindacalista che vede un mondo del lavoro e un mondo, diciamo, della rappresentanza dei corpi intermedi molto in crisi da diverso tempo. Leggendo e scegliendo anche il titolo del convegno, il tema degli algoritmi mi veniva in mente paragonandolo ai sistemi di misurazione della produzione degli anni 60, in cui la catena di montaggio stabiliva regole, stabiliva pause, stabiliva meccanismi di produzione, ma tutto rimaneva dentro le pareti di una fabbrica. Attualmente, dopo un po' di decenni, siamo arrivati al punto in cui un sistema anonimo, perché poi alla fine non è che c'è un padrone questo algoritmo, sta lì, sembra che si muova da solo, stabilisce più o meno lo stesso sistema di misurazione della produzione, ma diffuso su un territorio. È come se avessimo fatto un grande giro, ma in qualche modo siamo ritornati al punto di partenza della catena di montaggio. È evidente che, io adesso andrò avanti per paradossi, ma è evidente che noi abbiamo di fronte una cosa che è un sistema di calcolo. Il sistema di calcolo di per sé non è cattivo, cioè il sistema di calcolo sta lì, poi dipende come si usa, chi lo usa e con quali finalità si usano. Si potrebbe inserire nei sistemi di calcolo degli algoritmi anche il benessere organizzativo, si potrebbe inserire altri parametri che invece attualmente non sono considerati perché, come dicevano alcuni di coloro che mi hanno preceduto, è in mano a chi gestisce il lavoro e a chi gestisce la produzione. Quindi la prima cosa che io dico è che deve essere oggetto contrattuale l'algoritmo, non deve essere una cosa stabilita unilateralmente. E questa cosa, sia per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, sia per quanto riguarda la politica, in realtà è stata completamente trascurata. Noi abbiamo una tecnologia che è andata molto avanti, una politica che è rimasta all'età della pietra, non so per quanto volontariamente, non so proprio per una limitazione sua. E sono molto convinto che le regole di base devono essere inserite non a livello contrattuale ma a livello politico. Cioè sono convinto, io sono entrato una volta in un negozio negli Stati Uniti, la prima cosa che ho visto attaccata al muro, un manifesto che diceva paga minima oraria $7.25, ma attaccato al muro e tutti lo potevano vedere. E mi sono chiesto, ma se il sistema sindacale americano è così bistrattato e così debole, com'è possibile che loro hanno una cosa che in Italia invece non c'ha? Com'è possibile? Cioè c'è qualcosa che non va. E mi sono trovato adesso in quest'ultimo periodo a scontrarmi con una dialettica interna tra sindacati e governo in cui
sia un tentativo di inserire il salario minimo e un tentativo di fare resistenza o comunque di trasformarlo in una conseguenza di una forma contrattuale. E questo è un problema. Noi abbiamo più l'interesse, sia come sindacati che come partiti politici, a difendere il proprio orto piuttosto che fare una visione, vedere una visione globale del mondo del lavoro e dell'economia. Paradossalmente, in questo modo che succede? Succede che il libero mercato si può considerare come una funzione che tende al mercante unico, cioè il libero mercato, sviluppato con la parola libero, alla fine porta alla dittatura del mercante. E questa cosa non può essere accettata, anche se sappiamo benissimo che ci sono dei meccanismi in cui per cui non si impedisce, diciamo, di far vincere completamente una struttura multinazionale piuttosto che un'altra, perché ci sono delle compensazioni che intervengono e limitano queste grandi strutture. Ma noi ormai abbiamo in Italia un'invasione da parte delle multinazionali che si vede benissimo nel fenomeno che abbiamo fatto vedere prima, non dà assolutamente punti di riferimento per il mondo del lavoro. Cioè, noi non possiamo aspettare che spontaneamente i lavoratori di Amazon si ribellino, blocchino il sistema per poi poter intervenire con una legge o con una regola successiva. La politica ha grosse responsabilità in questo senso, perché in realtà non può stare a fare da spettatore, non può stare lì a guardare cosa succede, eventualmente lamentarsi o discutere soltanto all'infinito su temi di questo tipo. Però una domanda me la faccio ancora oltre. Noi siamo disposti a considerare il lavoro come se non sia solo merce? E di conseguenza siamo disposti a non considerare la produzione come valore assoluto, l'aumento di produzione come valore assoluto e quindi l'aumento del PIL come valore assoluto? Siamo disposti a considerare l'uomo nel suo senso globale del termine all'interno del mondo del lavoro? Siamo disposti quindi ad avere una concezione umanistica del lavoro? Perché se invece non stiamo in quest'ambito e continuiamo a ragionare con sistemi di produzione e con sistemi economici occidentali, possiamo dire quello che vogliamo, ma andiamo a finire sempre in quell'imbuto in cui si misura la produzione, si misura il consumo, si misura il progresso attraverso l'aumento di questi parametri. E forse non è la soluzione migliore. Quello che vogliamo dire, quello che stiamo sostenendo da tempo, che forse bisogna introdurre, oltre tutto quello che abbiamo detto, una visione olistica della società, del mondo e dell'economia, che interrompa questa contrapposizione tra capitale e lavoro che ormai sta andando per la deriva e si trasformi in una finalizzazione comune di capitale e di lavoro verso una visione complessiva e completa del mondo, in cui non ci può essere una deformazione dell'economia in un senso e poi una arretratezza dell'altro, perché essendo un sistema collegato devono viaggiare insieme o almeno armonicamente insieme. Chiaro che questi sono concetti troppo generali, però voglio dire, potremmo prenderli in considerazione per una visione e per un nuovo paradigma dell'economia, per arrivare a trovare una soluzione che possa compensare tutte le esigenze dell'uomo oltre che le esigenze della produzione. So benissimo che esiste un problema a monte: il sistema di distribuzione della moneta a riserva frazionaria, il sistema di debito, il sistema di economia che noi abbiamo è un sistema che forse pretende un aumento di produzione ogni anno, perché se non c'è questo, se non c'è l'aumento del PIL, è come se noi stessimo su una bicicletta e smettiamo di pedalare e caschiamo. Il punto è che forse dobbiamo cercare di capire che continuare a pedalare così all'infinito non è possibile anche matematicamente, non è possibile accelerare matematicamente all'infinito una produzione e un consumo. E quindi ragionare su questa cosa banalissima e vedere come si può mettere insieme un sistema economico che rimetta al centro l'uomo con tutte le sue complessità e con tutte le sue esigenze. Grazie segretario. Allora, io non so se forse l'audio dovrebbe essere un pochino aumentato, mi sentite bene? Allora io devo portarvi, ecco grazie, i saluti innanzitutto al convegno, un po' di tutte le istituzioni, le autorità, dal questore di Roma, al direttore di Repubblica, al sindaco di Roma Virginia Raggi, al sottosegretario Spadafora Gaetti, al prefetto di Roma, al presidente del Consiglio Conte, al segretario generale della CGIL Landini, della UIL Barbagallo, al ministro dell'interno Matteo Salvini, il direttore del TG1 Carboni, l'onorevole Duva, il
sottosegretario Giorgetti, il presidente dei deputati della Lega Molinari, il presidente della Regione Lazio Zingaretti. Saluto anche Michele Campanaro della UIL. Se siete d'accordo, io sono d'accordo, penso anche i miei amici qui del tavolo, io farei così, visto che abbiamo già parlato per un'ora e un quarto. Farei delle domande però veramente veloci, così poi riusciamo a fare un secondo giro per tutti e così teniamo anche la vostra attenzione alta. Però domande brevi e non interventi, domande e risposte loro brevi. Ci sono delle domande? È tutto chiaro? Avete gli spunti? Prego. Può anche dare senza, tanto si sente. Però domande brevi, prego. Bravo. A chi la domanda? Grazie. Però veloce, veloce. Sì, sì, velocissimo. Io sono ingegnere, quindi l'algoritmo è una strategia che parte da un'analisi e parte ancora dallo Stato. Se cambia tutto questo, l'algoritmo non è mai perfetto. Quindi spesso il mio terrore è sentire algoritmi perfetti. La domanda, ti prego, a chi? Questa è una tua ottima... La domanda a chi? No, e l'altra cosa questa affascina. Perfetto. Io ho detto... Il capitale governa, no? Sì. E se il capitale sbaglia, faccio un esempio velocissimo. Perfetto, no, è chiaro, capitale sbaglia. Prego, Fassina, la risposta. messa così è un po' complicata. Ma diciamo, io sono d'accordo con quanto ora diceva da ultimo il Presidente, va differenziato, perché quando mi riferivo al capitale non pensavo al piccolo imprenditore che fatica ogni giorno. Pensavo alla finanza, pensavo a quelle multinazionali che sfruttano anche la piccola impresa o la media impresa nella filiera produttiva. E se sbaglia, il punto non è se sbaglia, il punto è che ha una sua logica, il punto è che fino a qualche tempo fa c'era un contrappeso. C'era un elemento di bilanciamento, non c'è più l'elemento di bilanciamento, la logica è rimasta la stessa, prima era bilanciata o quantomeno contenuta, adesso è assoluta, e questo è il problema che genera poi percorsi autodistruttivi. I liberisti più intelligenti se ne sono accorti, no? Da Keynes non è che era un rivoluzionario, Keynes voleva che il capitalismo funzionasse, voleva che salvare il capitalismo da se stesso, come qualcuno anche in questi ultimi anni ha scritto. Grazie. Massina, altre domande? C'è una domanda? Sì. Vedevo lì. Prego. La domanda, mi raccomando, a chi? Sì. A chi? A tutti. Sì. La Cina, sì. No, 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 la domanda. La domanda qual è? La scienza domina e bisogna mettere in testa, il futuro sarà ancora maggiore. Ci sono ormai dei computer quantistici. No. Io la ringrazio delle sue idee, delle sue parole ottime. La domanda, prego. Sì. Ok. Chi vuole rispondere? Professoressa? Allora, io credo che questa, insomma, capisco la domanda perché a volte il dibattito sembra scivolare in quella direzione. Io credo, sono perfettamente d'accordo che la scienza sia una grande conquista umana e che non si debba ostacolare in nessun modo né il progresso scientifico né il progresso tecnologico. Tra l'altro, diciamo, una parte di questi grandi progressi che sono stati fatti riguardano la medicina, la salute, insomma, indubbiamente hanno avuto una portata benefica, diciamo, indiscutibile. Ma non è questo il punto. Il punto è per esempio, come dicevo prima, l'innovazione tecnologica può generare disoccupazione. Significa che questo, che noi non vogliamo innovazione tecnologica? No, ma significa che ci deve essere una capacità di governare l'economia tale da fronteggiare questi problemi e trovare delle soluzioni, in qualche modo. E queste soluzioni in genere possono essere trovate solo a livello nazionale.
no? Perché dentro un confine uno può stabilire delle regole, può fare delle spese, può fare un intervento pubblico, eccetera. L'economia è globale? Sì, certo, ma si è globalizzata moltissimo anche in passato, prima degli anni Ottanta, e questo non ha portato, in quel periodo sono state l'Italia, la Germania, il Giappone a entrare nel mercato internazionale con molta forza, questo non ha portato sconquassi, diciamo così, ma di nuovo si trattava di una fase in cui questi processi erano regolati da governi nazionali ed erano regolati anche da regole internazionali che per esempio ponevano limiti al libero movimento dei capitali. Quindi il libero movimento della tecnologia e delle merci non implica il libero movimento o non richiede il libero movimento dei flussi finanziari o le delocalizzazioni, per esempio. Quindi il progresso della Cina e l'India è anche un'opportunità anche per noi, possiamo esportare verso quei paesi, il problema non è lì, il problema è quali sono le regole e appunto l'esistenza o meno di contrappesi. Grazie professoressa. Se non ci sono domande, a chi la deve andare a fare la domanda? Mi dica prima la domanda. No, la domanda a chi? Ecco, perché Fassina deve andare via. Ce la fai a rispondere? Domanda veloce, dai. Sì, ho capito. No, tendenzialmente no, nel senso che le esportazioni di tesche sono domanda di qualcuno, quindi sono domanda anche nostra. Poi ovviamente bisognerebbe entrare nel merito dove vanno, dove non vanno, ma il punto è proprio quello, che le esportazioni di uno sono importazioni dell'altro. Se nello stesso mercato tutti vogliono esportare, perché la filosofia di fondo, l'impianto di fondo dei trattati europei e della moneta unica e dell'agenda di politica economica è che si cresce attraverso le esportazioni, è evidente che poi si va a sbattere con un muro, perché a un certo punto dall'altra parte dell'Atlantico quello che è stato l'importatore di ultima istanza per un quarto di secolo decide, anzi viene eletto per diciamo, mettere degli argini allo sfruttamento della sua classe media, mette i dazi, ma non è che uno critica Trump perché mette i dazi, bisognerebbe criticare chi ha impostato tutta la sua crescita sulle esportazioni e lo sfruttamento del lavoro, perché per generare competitività sulle esportazioni sfrutti il lavoro, ma questo non come accidente, questo è il punto, è un meccanismo definito in modo programmatico, è l'impianto dei trattati, non è un errore dei burocrati di Bruxelles che hanno studiato il manuale di economia sbagliato, è la traduzione degli interessi di chi prospera su questo quadro, quindi la grande finanza e le grandi imprese esportatrici. Chi ci perde? I lavoratori e le imprese legate alla domanda interna. Ma ripeto, non è accidentale, è la fisiologia, che non è un errore, è l'obiettivo perseguito e pienamente conseguito da chi ha voluto il trattato di Maastricht e poi la moneta unica. È un'amara verità di cui bisogna prendere atto. Grazie. Salutiamo Stefano Fassina che ci deve lasciare e lo ringraziamo. Grazie per la sua bella partecipazione. Ci sono altre domande? Sì, prego. Sì, no, non vi voglio prendere le spalle. Assolutamente. Chi la domanda? Vediamo chi se la sente di rispondere sui dati. Visto che i dati sono, diciamo, il fulcro degli algoritmi, senza dei dati gli algoritmi non funzionano, e molti paesi stanno attuando una sorta di protezionismo dei dati, come la Cina, Russia e in parte anche gli Stati Uniti. Cosa a livello italiano è troppo poco, ma anche europeo, al di là del GDPR, si pensa di fare? Allora, europeo volevo sentire tutti e due, prima col professore però. Grazie. Mi trovo impreparato, non è una cosa, lei dice non ci si può occupare assolutamente di tutto. Immagino, io non so, io come dire, mi assillano un po' altre cose, ma non, questo non è che voglio togliere l'importanza, forse lo dà anche più importanza di quello che
segue e capisce, dà meno importanza alle cose che segue. Cioè non ho un così grande assillo, oddio ci controllano tutti, ecco da questo punto di vista l'algoritmo ci controlla. Certo, no, capisco che è una cosa molto molto inquietante, ecco mi preoccupano altri algoritmi, per esempio la diminuzione, mi sembra ne parlavamo, della democrazia, dell'algoritmo democrazia nostra, all'interno del nostro paese. A sinistra abbiamo sempre difficoltà a dire democrazia nazionale, ovviamente, abbiamo sempre questo imbarazzo. No, quindi ecco, mi preoccupo per quello, però forse in realtà Fausto con la sua profondità avrà approfondito anche qui, ha più idea. Non è vero, Sergio butta la palla male, perché neanche io non sono così. No, io una sola osservazione mi sembra di fare, che il problema naturalmente, come sempre, è quello della regolazione degli interventi statali, come avete capito io non credo affatto, ma invece credo a un'altra cosa, alla costruzione di dati importanti e sensibili da parte di coloro che dovrebbe farli valere in contraddizione e in confronto con quelli generali. Cioè questo è un punto per me assolutamente fondamentale, io l'ho imparato questo nelle vicende di Fabbrica, cioè, non c'è bisogno di citare da io fuori con le parole, no, è che quando tu facevi una trattativa, per un certo periodo i dati sembravano inconfutabili, erano tanti, tutti a disposizione della gerarchia aziendale, tutti, venivano ricavati con dei meccanismi soi-disant scientifici, non sopportavano obiezione, su quelle venivano costruite per esempio le tabelle di Cottimo, e le tabelle di Cottimo diventavano le regole di comportamento imposte ai lavoratori. Abbiamo provato per anni a monte tentare di governare quel flusso, di vedere quanti di quei dati dovessero entrare nella valutazione e quanti no, quanti a disposizione, non è successo mai niente. Fin tanto che invece gli operai che erano ripartiti con il conflitto e hanno provato a dire ma dei dati li abbiamo noi, per esempio, che però sono diversi dai vostri dati. Sono dati biostatistici, sono dati del dibattito sanitario, sono dati dei sintomi mal definiti, del mio mal di schiena, con cui io entro in rapporto con il tuo calcolo e dico non lo posso accettare perché ne ho da altri da opporti. Per cui il problema che io pongo, che è questo che concludeva adesso Sergio, è il problema della democrazia, cioè il problema della costruzione di modelli, non di uno, di modelli, attraverso la quale gli oppressi, nelle più diverse forme, le moltitudini, si producono dei punti di vista e dei dati da mettere a confronto critico con quelli del sistema. Cosa stanno facendo le ragazze e i ragazzi sulla questione della natura? Stanno dicendo, manifestando per le strade del mondo, guardate che stiamo andando a sbattere e voi potete raccontarci tutto quello che volete, ma questo mondo non ci piace, perché e comincia a sfornare i tuoi dati, ma i tuoi dati ti vengono da un atteggiamento di costruzione critica nei confronti di quelli dell'avversario. Cioè voglio dire, non puoi insegnare a loro a fare bene l'algoritmo, puoi tentare di confrontarti su come loro arrivano a quell'algoritmo criticamente, ma poi il meccanismo di intervento devi averlo tu, che sono i dati della tua esperienza verificabile e non di quelle invece in cui tu puoi essere soltanto un commentatore esterno. Grazie. Ci sono altre domande prima di iniziare il secondo giro? Ultima domanda, ce la facciamo. Prego, mi dici. C'era, no, aveva alzato anche la domanda, però Blanco, al breve, così facciamo, vai Bertino. Complimenti per la voce. Adesso bisognerebbe metterci d'accordo su cosa intendiamo per politica. E come si sa, diciamo, veniamo dagli antichi fin qui. Io per politica, sulla base,
insisto su questo punto, dell'esperienza che ci ha determinato, è il più grande soggetto critico nella modernità, impossessatosi della politica, cioè il movimento operaio, è una dotazione di autonomia. Il sindacato l'ha tradotto in una formula che era più semplice per il sindacato: autonomia dai padroni, dal governo, dai partiti. La politica che lei così chiama in causa, per poter affrontare il problema che lei propone, che cosa deve essere? Qual è la sua natura? E qual è la sua costituzione? Ecco, la mia opinione è che le forze politiche esistenti sulla scena europea non hanno l'autonomia e la dotazione ideologico, culturale e di relazione con la società in grado di compiere questa operazione. Per cui la sudditanza non è un tradimento, non è il tradimento di un ceto politico, ma è invece lo smembramento di una cultura critica e di un rapporto organico tra la rappresentanza politica e i movimenti sociali, e i conflitti sociali, e la rappresentanza sociale. Cioè è una politica che è ridotta al gioco elettorale. Ora, io sono ben lontano dal dire che il gioco elettorale è inesistente, non sto dicendo come Sartre che le elezioni sono un elemento seriale della politica, però è evidente che se le forze politiche si riducono al confronto sul tema della rappresentanza attraverso le elezioni, stanno dentro un quadro che li destruttura, perché quel quadro è in crisi. Torniamo al punto: è vero o no che viviamo una crisi della democrazia? Se sì, la politica o ricomincia da qui, cioè dalla ricostruzione della democrazia, oppure diventa o impotente o complice. Se avete, c'era una domanda alla signora, prego. La domanda a chi, signora? A questa nuova situazione? Qui non ho letto molte cose importanti da voi, però non ho capito, e forse è stato accennato solo dalla professoressa, questo cambiamento totale, e quindi la risposta a voi conseguenza. Sentiamo la professoressa, così possiamo, e poi iniziamo il secondo e ultimo giro, prego. Ma guardi, la domanda è molto difficile, ovviamente, che cosa possiamo fare? Allora, io sono d'accordo con quando Bertinotti dice, insomma, descrive una situazione piuttosto drammatica, diciamo così, e di profonda crisi della democrazia. E direi soprattutto questa crisi della democrazia è profondissima dentro l'Eurozona, perché dentro l'Eurozona veramente, come dire, poi i problemi ci sono dappertutto e hanno una stessa origine in questa forza del capitalismo e del capitalismo finanziario, però nell'Eurozona, diciamo, abbiamo fatto qualcosa in più, cioè abbiamo ceduto strumenti di governo della società e dell'economia in cambio di niente, cioè abbiamo di fatto tolto ai governi nazionali, che sono sotto un controllo blandamente democratico, però insomma comunque gli elettori devono rispondere, il controllo sulle leve di controllo dell'economia, e queste leve di controllo in parte si sono spostate a organismi che comunque non rispondono agli elettori, e in parte sono semplicemente eliminati, cioè la politica fiscale per esempio non si può fare più, nel senso di politiche di bilancio in deficit eccetera. Quindi gli strumenti attualmente non ci sono o sono molto ridotti da questo assetto, e sono d'accordo che le forze politiche, diciamo così, perlomeno prevalenti e sicuramente quelle tradizionali non sono in grado, non hanno l'autonomia e la forza e la volontà di opporsi a questo stato di cose, però è anche vero che gli elettorati in tutti i paesi europei hanno dato delle grandi batoste alle forze politiche tradizionali, quindi diciamo c'è
come dire, la possibilità può nascere solo dal diffondersi di azioni popolari, dal basso, col voto, con le associazioni, con le rivolte, con quello che sia, ma comunque anche con una consapevolezza maggiore del bisogno di avere strumenti di intervento sull'economia che spingano in quella direzione. Questo mi sembra l'unico cosa che si può dire. Allora, basta. Ospitiamo un brevissimo intervento di Michele Campanaro della UIL, prego, veloce, anche il microfono, anche qui in piedi, tranquillamente. Poi ci sono ancora altre domande, finiamo il giro e poi proviamo a farle al volo le ultime. Prego Campanaro. Okay. Grazie mille a dottor Visconti per la possibilità di intervenire. Porto i saluti del segretario generale Barbagallo che non è potuto essere qui presente. Mi interessava fare un attimo, porre l'attenzione su una questione del salario minimo, abbastanza velocemente. La questione del salario minimo non credo dovrebbe essere presa così in maniera così semplicistica, perché sì, è vero che oggi i nostri lavoratori hanno bisogno di essere riconosciuti un salario minimo, ma superare la contrattazione nazionale tra la categoria e i datori del lavoro significa non permettere alle categorie di lavoratori di essere riconosciuti altri tipologie di diritti che attraverso la contrattazione oggi possono avere. Parlo per esempio dell'assistenza sanitaria, parlo dell'assistenza per la pensione, parlo per esempio del congedo di maternità piuttosto che il congedo di paternità. Ecco qual è il motivo per cui le sigle sindacali, tutte quante le sigle sindacali, preferiscono perseguire la contrattazione piuttosto che definire un salario minimo, perché stabilire un salario minimo, e arrivo al mio secondo punto, significa cedere alla quantificazione della realtà, cedere alla materializzazione della realtà. Un individuo non ha solamente bisogno del salario, ha bisogno di servizi, ha bisogno di una comunità, ha bisogno di fare associazione, e perdere il senso qualitativo, come diceva Guglielmo Ferrero, perdere il senso qualitativo della realtà e abbandonarsi solamente a quello quantitativo ci porta poi ad avere una dittatura del capitalismo piuttosto che una forma più democratica del governo, della popolazione e della comunità. Grazie. Grazie. Allora, io volevo ripartire nel secondo giro dal professor Cesaratto, perché abbiamo sempre detto tutti quanti, anche noi operatori dell'informazione, che l'Europa ha fallito in questi anni, da destra a sinistra tutti hanno detto questa cosa, perché non è riuscita a parlare con delle parole uniche e univoche per tutti, no? Una politica di difesa, una politica dell'immigrazione, una politica economica, una politica sui flussi, eccetera, eccetera. Una politica della contrattazione di mercato di lavoro vero, unico, è un'utopia o potrebbe essere possibile nell'Europa del futuro? Io temo che... possibile, vabbè, è una parola da evitare, però sia molto difficile che si vada verso un'Europa di questo tipo, cioè che metta in comune tutte queste cose. L'Europa è un'Europa di interessi nazionali, cioè la Germania è un modello chiamato mercantilista, basato sulla compressione dei consumi interni, quindi anche dei salari. C'è l'elite della classe operaia tedesca che sta bene, ma c'è gran parte del mercato del lavoro che non sta così bene in Germania. Quindi compressione dei consumi interni, e i capitalisti il surplus lo realizzano, no? Vendendo negli altri paesi. Ed è un capitalismo che ha bisogno di ordine, ha bisogno di disciplina, è un capitalismo a cui il keynesismo non interessa, mentre agli altri paesi interesserebbe, quindi dovrebbe andare via di principio, via teorica, verso un'Europa che almeno fosse un'Europa keynesiana, in cui tutti i paesi si mettono d'accordo nell'espandere le loro economie, per esempio in questo momento di difficoltà, perché c'è una difficoltà dell'economia europea, in particolare tedesca. Ma, cioè, i tedeschi, come dire, hanno un modello poi che non, effettivamente non è facile da cambiare. Qualcuno dice sì, noi tedeschi possiamo fare adesso che l'economia tedesca anche non sta crescendo, una politica di spinta alla domanda interna, ma la nostra industria è tutta volta a soddisfare all'esterno, quindi importerete un po' più dagli altri, avete accumulato crediti verso gli altri enormi, e vabbè, comincerete a comprerete un po' più di parmigiano, un po' di tanto. quindi
Però ecco, sembra tutto questo sembra in Europa per qualche motivo veramente difficile, cioè, probabilmente il capitale tedesco pensa più a cambiare, a mutare forma, ma non mutare questo modello che vuol dire compressione dei salari. Allo stesso tempo un modello che poi funziona, ha funzionato, quindi la produttività aumentava, quindi i salari, come dire, poi crescevano almeno nel lungo periodo. Quindi diciamo poi la gente non sta. È veramente forse la Germania l'ostacolo a fare un'Europa keynesiana con una banca centrale che diciamo sostenga una politica fiscale comune. Quindi trovo preoccupante la situazione. Ora uscire dall'euro, ecco, qui ancora non è stato nominato, ovviamente è una cosa che ha delle difficoltà, io credo molto, assolutamente molto forti. Io, la prima cosa, ecco, anche rispondendo un po' alla signora, che fare la politica, beh, intanto togliamoci dall'idea un po' di questo essere fanatici dell'Europa, che non vuol dire poi nel lunghissimo periodo pensarci come un continente che ha tantissimo in comune, queste enorme culture, eccetera. Però non essere fanatici di un'Europa che non c'è e per adesso non ci può essere. Quindi questo vuol dire tutelare di più questo paese, gli interessi di questo paese, che vuol dire anche ridare poi spazio e respiro alla nostra democrazia, perché se tutto è lasciato all'esterno, sì, votiamo per i diritti civili, le coppie gay e tante cose belle, ma per l'occupazione non votiamo perché il nostro governo non ha gli strumenti. Grazie professore. Io volevo cercare un po' in questo secondo giro che cominciamo adesso, così poi ci avviamo e poi vediamo qualche altra domanda al volo. Questo capitalismo è incompatibile con la democrazia. Rivolta, le parole di Fausto Bertinotti oggi. Lei, professoressa, che ne pensa? Allora, che il capitalismo sia in una relazione, diciamo, di tensione con la democrazia non è un fatto nuovo, io credo, cioè non è, insomma, usciamo un po' dall'idea che democrazia e capitalismo sono strettamente legati, non è vero, non è stato vero in passato, insomma, la democrazia c'è perché viene conquistata a dispetto di, e quindi, come dire, continua a essere un bene da salvaguardare e anche lì appunto una faccenda di rapporti di forza che devono potersi affermare. Tornando, quindi secondo me insomma la tensione c'è, ovviamente c'è, ma c'è sempre, e appunto questa è una fase in cui, come dire, il capitalismo e il capitalismo finanziario sono molto forti e quindi il rischio di perdita di democrazia si fa più grave, più incombente. Torno un attimo di nuovo all'Europa, perché di nuovo qui nell'assetto dell'Eurozona c'è in modo più marcato, come dicevo prima, un deficit di democrazia, perché diciamo gli organi che sono elettivi non decidono più, decide la Commissione Europea, decide la BCE, e, insomma, ecco. E quindi volevo anche sottolineare un aspetto che mi sembra manchi un po' nel dibattito sull'Europa, cioè chi invoca più Europa federale, quindi un bilancio europeo più largo e più importante, eccetera, che sarebbe utile, ma io sono d'accordo, non è nelle possibilità a lunghissimo termine, insomma, cioè non è né oggi né domani, neanche dopodomani, forse tra 50-100 anni, chissà, perché non c'è volontà politica, non ci sono interessi che vanno in questa direzione. Ma teniamo però anche presente, per capire la difficoltà della cosa, che se ci fosse un bilancio federale europeo più ampio, ci dovrebbero essere anche degli organismi, delle istituzioni, dei governi che decidono come tassare e come spendere e che dovrebbero rispondere a un elettorato europeo nel suo insieme, cioè ci dovrebbe essere un processo costituente in Europa, no? Perché se no chi decide? E i tedeschi decidono, cioè, come dire, no? È una delle ragioni, credo, per cui c'è tanta difficoltà comprensibile e diffidenza verso l'idea di un bilancio europeo più grande, è proprio questa, perché i tedeschi non possono decidere su come spendono i soldi degli italiani e, no, come dire, cioè a chi decide come poi vengono spesi questi soldi e chi tassiamo, eccetera, eccetera. E quindi, insomma,
c'è un ostacolo enorme verso andare in quella direzione, e io credo sia molto più sensato cercare di andare invece nella direzione di riportare degli strumenti di politica economica dentro gli stati nazionali di governo dell'economia, perché sono quelli che sono soggetti a un controllo democratico. Grazie professoressa. Allora, ruolo del Parlamento europeo svuotato, decide tutto la Commissione, chi decide e cosa? Presidente, lei è stato presidente di un Parlamento, ecco, che cosa risponde lei adesso alle parole della professoressa? La mia opinione è un po' diversa, nel senso che, come avete capito, credo poco alla potenziale differenza tra Stato nazionale e dimensione europea, perché questa costruzione europea è stata costruita dagli Stati nazionali. Cioè per esempio, noi abbiamo fatto delle cose infami, come quella di fare sotto silenzio, con il consenso di tutte le forze parlamentari, una modifica costituzionale fondamentale come quella dell'introduzione della parità di bilancio in Costituzione. Cioè, una cosa francamente sconcertante. Eppure è stata fatta. Ma perché è stata fatta così? Perché ha ragione Sergio. Perché si costruisce un modo di essere, oltre che di pensare, per cui naturaliter vai in questa direzione, sei sospinto da un processo che tu stesso hai codeterminato e che è uno svuotamento, questa è la mia tesi, uno svuotamento sistematico della democrazia a tutti i livelli, da quello comunale a quello europeo. Le assemblee elettive sono depotenziate a tutti i livelli. L'elezione diretta del sindaco ha portato con sé l'impoverimento pressoché assoluto dell'assemblea cittadina, in un paese peraltro che con la storia delle 100 città aveva il nerbo della democrazia in tanta parte della vita cittadina. L'Italia, la demolizione sistematica di democrazia che si è prodotta negli ultimi 30-35 anni è fatta di mano nostra. È fatta di mano nostra il fatto che il Parlamento sia stato progressivamente svuotato delle sue funzioni, dal basso e dall'alto, verso le regioni e verso la dimensione europea, ma soprattutto verso il governo, per favore. Chi è il vero, chi è l'assassino? L'assassino è il governo. Tutte le modificazioni sono andate progressivamente nella sottrazione di poteri dell'assemblea parlamentare e nella concentrazione delle mani del governo. La linea guida è stata una filosofia, si è chiamata governabilità, tutto è andato in quella direzione, a partire dalle sciocchezze tipo dobbiamo sapere la sera delle elezioni chi governerà, che è in palese contraddizione con una repubblica parlamentare, è del tutto evidente, ma la repubblica parlamentare è stata manomessa sistematicamente, siccome questo l'ho visto da dentro, non solo attraverso il sequestro del governo, ma attraverso il fatto che l'Assemblea, davvero, adesso si discute sulla qualità dei parlamentari, ma tu prova a mettere della gente a non far niente per dei mesi e poi vedi cosa succede, a non avere delle funzioni, a non essere caricati di responsabilità. Ma scusate, provate a dirmi quanti provvedimenti legislativi sono stati assunti per iniziativa parlamentare. E poi io vi dico quanti sono stati assunti invece per decreto legge. La decretazione d'urgenza ha preso d'urgenza, è grottesco, ma quale urgenza? La decretazione d'urgenza è ordinaria. Amen? Ordinaria. E quando c'è, quando non c'è la decretazione d'urgenza, c'è il voto di fiducia. Quindi lo svuotamento, questo svuotamento che è parte del processo per cui si costruisce un'Europa acostituzionale, per via dei trattati. Un vecchio professore universitario ce l'ha spiegata diffusamente, trattati a volte formulati realisticamente e a volte anche per sottrazione.
una costruzione che a partire dall'inizio ha l'handicap del mancato processo costituzionale, che non è una cosa da niente, no? E che una volta fa un trattato che ha vigenza costituzionale, viene battuto nel voto, come nel referendum francese, non gli importa niente a nessuno. Non dico quello olandese, che uno potrebbe dire, beh, sono piccoli, poveretti, che non si può mai dire, ma la Francia, capisci, ti vota contro e tu fai finta di niente. La logica dei trattati va avanti. E addirittura ci sono dei trattati come quello di Maastricht, che è il trattato, è vero, per antonomasia, che è stato considerato dai suoi protagonisti un trattato stupido, ma tuttavia imperante. Allora, questo processo non è legato al fatto che c'è lo Stato o l'Europa, è che questo capitalismo non si vuole disfare di qualunque vincolo, dovunque messo. Allora, il problema, naturalmente, riconosco con voi, che è di discutere dove forse è meglio posizionare la riconquista di potere, non dico popolare perché allude a altre forme di democrazia, ma di democrazia. E forse bisognerebbe ragionare su un rapporto tra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa, che si impone di fronte alla crisi verticale della democrazia rappresentativa. Ma scusate, ho finito. Dire Stato nazionale era dire una cosa pesante. Ma se questo Stato nazionale invece è diventato esso stesso evanescente e corre dietro al capo carismatico del momento e gli istituti democratici non vivono e non c'è processo di partecipazione costruita e non c'è l'idea di costruzione di nuovo popolo, ma allora che cosa vuol dire questa cosa? Allora, io nella mia storia, forse anche la tua, avevamo, diciamo, per generazione un atteggiamento molto critico nei confronti dell'enfasi dei partiti a cui appartenevamo, della sinistra, sulla centralità del Parlamento, una sorta di sacralità, diciamo, francamente degna forse di migliore fama, ma però dava il senso di cos'era. Ho finito davvero, vi chiedo scusa per la lunghezza. Quella centralità del Parlamento era figlio di una cultura, la cultura della Costituzione italiana, che non è una cosa da niente, perché dava un'idea della democrazia di nuova generazione costituzionale, secondo cui la democrazia e l'eguaglianza sono inscindibili, simul stabunt, simul cadent. Non si dà la democrazia costituzionale italiana senza il tema dell'eguaglianza. Ma se tu l'hai derubricato per 30 anni, mi vuoi spiegare, per favore, dov'è la ragione per cui tu rivendichi di essere portatore potenziale di democrazia più di un'altra istanza sovranazionale? Ecco, la mia opinione è che non ce n'è né per l'uno né per l'altro, e che bisogna allora ricominciare proprio dalla ricostruzione dei poteri popolari. Grazie. Allora, c'erano delle domande, così ci abbiamo all'ultima parte della nostra incontro. C'era una signora lì che aveva... No, c'era una signora che mi aveva chiesto prima la parola. Prego, la domanda è a chi? Molto veloce, che siamo in diritto, poi sono le conclusioni del segretario Prudenzano. Prego. Ah, perfetto. Dittatoriali. Ecco. Sì. Il problema è che io vado un po' controcorrente, perché io sono invece dell'idea che ho visto cercare di cambiare la Costituzione, cercare di difendere la Costituzione, ho avuto difficoltà a trovare partiti che cercano di applicarla tutta, perché esistono una decina di articoli mai applicati per 70 anni, 80 anni, e stiamo lì e stanno lì in sospeso. Questo perché? Perché forse, continuo a dire, la politica ha il suo possibile ruolo in queste cose. Perché è vero, come diceva il Presidente Bertinotti, che io posso fare tutte le osservazioni che voglio, la mia controparte mi sta a sentire e poi fa quello che crede. Ma la politica ha il potere di dettare e, tra virgolette, costringere una condivisione dei dati, potenzialmente ce l'ha. Costringere alla condivisione delle scelte, delle responsabilità e dei risultati di queste scelte che vengono fatti condivise.
Il punto è che se si lascia, diciamo, l'arena ai leoni, c'è soltanto la guerra. E non credo che si possa arrivare a un risultato positivo lasciando un'arena libera ai leoni, per cui non c'è possibilità attualmente per nessun corpo intermedio, grande o piccolo che sia, perché non ha strumenti, e secondo me in gran parte non c'è nemmeno la voglia, di affrontare questi temi in prima persona, ma aspettare, giocando di rimessa, di sfruttare un piccolo spazio, diciamo, di consenso quando succedono piccole cose nei fatti specifici che abbiamo visto, specialmente gli ultimi, i 300 dipendenti di Amazon licenziati in America per un algoritmo che l'ha calcolato la produttività. Grazie. C'è una domanda lì, mi aveva detto lei? Prego. No, la può fare tranquillamente lì. A chi? Forse al segretario di Confintesa, dottore Lorenzo. Prego. Sì. Perché in un momento in cui... La domanda la prego. La domanda è questa: un lavoro tanto invocato da parte di molti di quelli che stasera hanno parlato, ma che comunque è sempre meno, perché è sempre sostituito dai mezzi di produzione, sì, che vanno a vantaggio comunque delle finanze. Allora non dobbiamo forse avere una prospettiva nuova completamente ribaltata, dove perfetto, mette una persona, e dunque tutto ciò che viene fuori deve essere chiarissimo. Aspetti, la facciamo rispondere subito a Prudenzano, prego. Sì, no, non devo altro che ripetere quello che ho detto prima. Sì, c'è una assoluta aleatorietà in questo ragionamento, perché so benissimo che è assolutamente tecnico, teorico e non ha niente di concreto, perché se non c'è nessuno che prende si prende sulle spalle questa specie di idea e comincia a costruirci sopra qualcosa, rimane soltanto la teoria di un uomo al centro della società e del lavoro, che però è soltanto parole che vanno una dietro l'altra. Io non ho un'idea della soluzione pratica, stiamo dando provocatoriamente questi spunti per cercare di capire se esiste una sensibilità ricettiva su questo tipo di proposte e vediamo cosa succede. Altre domande? Prego, l'hai già fatta però, eh? Prego. Veloce. A chi la domanda? Decida lei. Prego. Le lobby hanno avuto un ruolo dominante nell'ambito della normazione, diciamo, a livello sovranazionale. Sì. E siccome le materie, diciamo, sovranazionali sono superiori sia di importanza che a livello numerico, come mai non si è pensato di regolamentare le lobby all'interno del... Perfetto. Allora, tutte e tre una domanda così a flash. La risposta, prego, alle lobby. Perché non si è pensato di regolamentare? Beh, evidentemente fa comodo non regolamentarle, suppongo. Sì, questa delle lobby è una cosa che ci sfugge poi completamente, non se ne discute abbastanza, questa è la ragione. Non so se Antonella vuole... Perfetto. C'era... Sì? Prego. Ma io anch'io non, cioè, condivido, evidentemente non c'era volontà. Voglio solo citare due cose molto rapidamente. Una, che ci sono degli studi sul rapporto tra economia, o meglio, tra economia e politica, ma soprattutto, insomma, che mettono in evidenza come sia essenziale per vincere le elezioni, non solo negli Stati Uniti ma anche altrove, avere dei finanziamenti. Questo può essere una risposta al perché non si pone un limite alle lobby. E l'altra osservazione flash è che i trattati internazionali di libero commercio sono un rischio molto grande in questa direzione, perché vorrebbero poi affidare la normazione su una serie di questioni che riguardano anche la tutela dei consumatori, eccetera, a corti, diciamo, di arbitrato internazionale, che sono molto facilmente cooptabili agli interessi delle lobby. Allora, un attimo, c'era la lobby, c'era... No? Prego, domanda. Sì, forza con la voce, che la sentiamo. Al presidente Bertinotti? Sì, prego. Ma prima di regolare il processo bisogna spezzare
l'ordine che determina il processo in corso. È evidente che c'è un processo costituente che può in qualche modo anticipare e accompagnare la rivolta, ma prendiamo l'Algeria. L'Algeria era sottoposta a un governo così, diciamo, presuntamente forte da poter indicare come prossimo capo dello Stato quel Bouteflika che nell'ultimo anno non era riuscito neanche una volta a emergere in pubblico, cioè non poteva prendere la parola, non si sapeva se fosse vivo. Però il sistema si sentiva così forte, l'esercito, equilibri di potere consolidati, persino fama di un esercito che veniva dalla guerra di liberazione, che poi aveva dominato il terrorismo e l'aveva vinto. Quindi, cosa succede? Una cosa assolutamente imprevista dalla politica corrente. C'è una scintilla su un caso neanche così significativo, e si mette in moto, io non so se avete potuto vedere delle fotografie di quello che accade ad Algeri, chilometri di tavole dove si mangia insieme, chilometri. Cioè, la rivolta diventa il motore di un processo di associazione, di messa in comune, di costruzione di bene comune e di rivitalizzazione della democrazia. Io sono attentissimo, anche per ragioni, diciamo, di storia, al momento della costruzione delle istituzioni, specie delle istituzioni tue, dei movimenti, cioè, no? Ma c'è un elemento che, senza il quale non si costituiscono, che è la costruzione di un senso comune. Parliamo di cose che abbiamo visto. Negli anni 70 i sindacati divisi vengono attraversati da una cosa senza precedenti, la nascita del sindacato dei consigli. Io ricordo le prime elezioni che non erano neanche concepibili, perché si votavano i dirigenti del sindacato su scheda bianca per raggruppamenti di 50 dipendenti ciascuno su una fabbrica di 55.000 lavoratori, e venivano eletti indipendenti dal fatto che fossero iscritti alla CISL, alla UIL o alla CGIL o non fossero iscritti affatto. E su quella base di una rottura, che puoi chiamare rivolta in quel senso, la rivolta non è l'assemblea delle picche, è il prendere parte contro un ordine costituito senza avere ancora una meta, dà luogo a questa nuova forma di democrazia. Allora io non so cosa succederà in Algeria domani, so tuttavia che, come diceva un filosofo francese, si è aperta una breccia. Ancora, non c'è bisogno di essere totalmente d'accordo con i Gilets Jaunes. Faccio notare che il potentissimo governo Macron, che si presentava con le fiamme scintillanti del nuovo potere e della nuova Europa, paladino della nuova Europa, nel dibattito parlamentare contro le opposizioni stravince, sta per varare delle leggi sul lavoro jugulatorie, muove la rivolta dei Gilets Jaunes. Stiamo parlando di 30-32 weekend consecutivi. E io vi vorrei invitare a leggere la documentazione su cosa sta accadendo a partire dai rond-point, dove si costituiscono forme di assemblee, di partecipazione, di costruzione di cooperative, di costruzione di nuove leghe, di nuovi sindacati. Allora, è chiaro che io non so rispondere a dove andrà questo movimento. So però che il potere costituito prende un colpo. E addirittura quel Macron così supponente lancia, poi non esce niente, ma insomma il dibattito nazionale per sapere come si risponde a questo fenomeno. E questa è, diciamo, la cosa che io propongo. Mi propongo quindi l'idea che va vista, individuata e indagata questa nuova forma. Guarda che sono forme assolutamente inedite, che dobbiamo andare molto lontano nel tempo per scoprirle, perché tutte le forme che noi abbiamo conosciuto di lotta, noi tutti, sono lotte programmate. C'è un soggetto che organizza una lotta. Ti dice quando accadrà, dove accadrà, chi parlerà, cosa succederà. È la mia storia, tutta la mia storia è così. Queste lotte non le convoca nessuno.
guardate, in Francia il tentativo di entrare nei gilets jaunes, sia da sinistra, il mio amico Mélenchon, sia da destra della Le Pen, non funziona, non funziona, non riesce a penetrare, cioè la politica tradizionale non ha il linguaggio per affrontare queste nuove forme, ma queste nuove forme devono poter interloquire con un processo di costruzione. Ecco, questa è una cosa come questa di oggi, perché mi interessa? Perché secondo me lavora sulla produzione di idee. E secondo me questo elemento, mentre sorvegli che, e speri che accadano i segni di una rivolta, è l'elemento che li può anticipare e accompagnare. È il terreno, cioè, adesso lasciatemela dire con una battutaccia, della rivolta delle idee. Grazie. Allora, siamo arrivati alla conclusione. L'applauso ve lo dobbiamo fare noi a voi, perché stiamo parlando da oltre 2 ore e 20, ci hanno seguito, quindi veramente bravi, bravi voi, è un applauso a voi. A Prudenzano, grazie. A Prudenzano i titoli di questo convegno e poi i saluti finali, poi ovviamente possiamo anche rimanere a chiacchierare amabilmente, prego. Sì, diciamo che vorrei fare un accenno all'intervento fatto dal collega della UIL, ricordando che il problema del salario minimo scaturisce dal fatto che in Italia non esiste una regolamentazione sul mercato della rappresentanza, la dico provocatoriamente, cioè esiste un sistema bloccato che prende atto delle situazioni di fatto, diciamo dal 48 in poi, e se per caso faccio un esempio che poi è la concretezza, questa nostra organizzazione va in un'azienda di Stato e fa gli iscrizioni all'interno dell'azienda di Stato e questa azienda di Stato risponde che se noi non firmiamo il contratto non possiamo eseguire le trattenute, non è che non possiamo entrare nella contrattazione, questo sarebbe logico, ma non ci viene manco fatta la trattenuta, quindi non viene misurata la rappresentanza, quindi di fatto è una tautologia, chi sta dentro, chi sta fuori non potrà mai entrare. Allora, se questo sistema è un sistema non regolamentato, è evidente che l'unica cosa che io spero è che ci sia un intervento di legge che possa liberalizzare, diciamo così, il mercato della rappresentanza, oppure mettere un salario minimo in modo che si finisca per interrompere quel sistema barbaro di 880 contratti depositati al CNEL che non significano niente, ma sono proprio la conseguenza di un sistema bloccato, perché poi ognuno si fa l'orticello per fatti suoi. Tutto questo per dire che la politica ha un grande ruolo. Amazon, Google e gli altri hanno pensato anche a livelli sociologici le loro applicazioni. Hanno sfruttato gli egoismi e le pigrizie delle persone che approfittano, anche quelli di non grande livello sociale, approfittano del servizio per farsi portare a casa la spesa, per farsi portare i pacchi, perché dal letto scelgono una cosa e il giorno dopo gli arriva a casa. E non sono ricchi, sono normalmente, diciamo, lavoratori normali, gente qualsiasi. Quindi il sistema per superare questo blocco è anche intervenire sul salario minimo. Aumenterà la spesa finale, ma comunque sarà garantito il lavoratore per un minimo di salario che può portare a casa invece dei 2,70 euro a consegna, come avete visto prima. Democrazia. Io non ho molti dubbi per quello che è possibile recuperare come struttura nazionale, come Stato nazionale, quando non abbiamo una sovranità monetaria. Noi facciamo le elezioni, eleggiamo il Parlamento, si decide chi va al governo, si fa la finanziaria e poi in tre vanno a Bruxelles per decidere se si può spendere o meno. C'è qualcosa che non torna in questo ragionamento, perché a questo punto vorrei capire dov'è il valore della politica degli stati nazionali se poi dopo bisogna andare in 4-5 a fare i conti con tre persone che non sono il governo degli Stati Uniti d'Europa, è la Commissione, e questa fase non si è mai superata. È chiaro che nel 2008 c'è stata la crisi negli Stati Uniti e gli Stati Uniti l'hanno superata pompando moneta all'interno del sistema, cosa che noi qui non possiamo per niente fare. Per cui a noi ci è arrivato dopo 4-5 anni e continuiamo ancora a subire le conseguenze della crisi dei mutui subprime qui. Però è evidente che è un sistema che non ha possibilità di uscita, ma io sono ottimista a lungo termine perché prendo spunto
non a breve. A lungo termine prendo spunto di una frase che la ripeto spesso del sociologo Sigmund Bauman, che è morto poco tempo fa, che dice: in un futuro saremo costretti ad essere migliori, perché non si potrà fare in un altro modo. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie, e ovviamente grazie particolare a Massimo. Appuntamento alla prossima stagione. Grazie.